Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con la trattazione delle interrogazioni. Come sappiamo che non è necessaria la maggioranza, quindi andiamo con l'interrogazione. Con l'interrogazione numero 3 presentata dalla consigliere Titta Ferrante relativa alla concessione per la gestione delle piscine comunali. Al posto della consigliere c'è il consigliere Caponi che ha facoltà di illustrarla. Prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. La interrogazione è stata presentata nei primi del giugno di quest'anno, in occasione della fase terminale dell'attività sportiva delle piscine e sostanzialmente in previsione della nuova stagione. Si chiedeva di relazionare al Consiglio Comunale sulle determinazioni che la Giunta Comunale intende assumere per garantire la regolare funzione delle piscine comunali per la stagione 2013-2014 e sulle direttive impartite ai competenti uffici per la predisposizione delle relative istruttorie, proprio perché a quell'epoca ancora non si conosceva nulla di quella che fosse la strategia politica o comunque l'indirizzo politico che la Giunta intendeva dare su questo tema e questo sport. Grazie. Risponde l'assessore al vice sindaco Cagliari, prego. Buonasera, allora rispondo al consigliere Caponi. È logico che dal 20 giugno ad oggi, diciamo, la risposta è già avvenuta nei fatti, no? La risposta. Dunque, diciamo che all'epoca non avevamo ancora confermato, nonostante che la convenzione Confin l'avesse un po' prevista, non avevamo ancora confermato l'incarico a Fin, perché volevamo verificare che alcune cose fossero state adempiute. E siccome il primo periodo, i primi 2 anni scadevano il 29 settembre, quindi c'era ancora tutto il tempo estivo per poter chiedere a Fin di far fronte a certi impegni. Abbiamo fatto questa verifica sollecitando tra l'altro le tre società che utilizzano le nostre piscine a trovare tra di loro un possibile accordo, visto che c'erano richieste di modifica di spazi, no? La cosa purtroppo in quel breve periodo, nonostante i nostri sforzi, non è avvenuta, allora abbiamo chiuso, è vero, gli ultimi giorni immaginabili e possibili, poco prima comunque della scadenza dei primi 2 anni, con Fin, facendo sì che Fin si assumesse l'impegno che da settembre entro dicembre 2013 potesse trovare la quadra fra le tre società che usufruiscono delle piscine. Siamo in questa fase qui, siamo a scadenza di questo impegno da parte di Fin, ci ripromettiamo di verificarlo subito dopo le feste, se così è avvenuto. Se così non fosse, nel senso che tra le società non c'è un accordo preciso sulla distribuzione degli spazi all'interno delle piscine, è logico che abbiamo già anticipato sia a Fin che a tutte le società che prenderemo in considerazione l'ipotesi di andare naturalmente a una gara. Una gara che metteremo in campo a gennaio, fin da gennaio, perché proprio i tempi sono abbastanza abbondanti e permetteremo comunque a Fin e alle società che operano all'interno delle piscine di concludere la stagione così come è stata impostata nel settembre di quest'anno 2013. Altro io non saprei cosa raccontare. Grazie. Sì, Sì, va bene, parola al grazie. consiglio. Ovviamente, come diceva giustamente il. No, volevo dire una cosa. Dobbiamo dare dei tempi giusti perché il sincro lì dei computer. Quindi do la parola al consigliere Caponi per la replica. Prego. Grazie, bene. Vedo che ci siamo organizzati finalmente con le riprese. E ovviamente, come diceva giustamente il vice sindaco, la questione è superata dai fatti perché noi la presentammo in giugno, quindi prendiamo atto di quello che è avvenuto nella fase post ferie e ovviamente
staremo ad attendere se entro il 31 dicembre queste intese sono state raggiunte oppure se verrà indetta la gara come è scritta nella risposta. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Passiamo all'interrogazione numero 5, presentata sempre dal gruppo Sesto nel Cuore, relativa alla liquidazione di Milano Metropoli. Il consigliere Capone ha facoltà di illustrarla, prego. Grazie Presidente. Questa interrogazione è stata depositata nel luglio di quest'anno e mira a conoscere i contorni della vicenda di Milano Metropoli, che è proprietaria di una delle strutture di incubazione più grandi del milanese, e sostanzialmente a chiarire quali sono state le cause che hanno portato all'indebitamento e alla conseguente liquidazione, illustrare qual è il reale stato economico e finanziario dell'incubatore LIB, spiegare le iniziative per salvaguardare le start-up e le aziende ospiti dell'incubatore e soprattutto, visto anche il periodo di crisi che attanaglia la nostra società, di esporre i progetti di promozione della nuova imprenditorialità e di sviluppo delle piccole e medie imprese esistenti. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Risponde l'assessora Montrasio, prego. Grazie. Dunque, la liquidazione è stata in realtà superata dalla successiva dichiarazione di fallimento dell'Agenzia Milano Metropoli, fallimento che dipende da diverse cause. Innanzitutto l'affievolirsi della mission societaria, l'incapacità di definire una diversa mission e conseguentemente l'indeterminatezza e casualità dell'azione, la drastica riduzione dei contributi delle banche e degli enti locali, scelte gestionali improvvide, elevato ed inappropriato costo degli organi di gestione e direzione, assoluta tardività nel segnalare ai soci la situazione di crisi che, minimizzata a luglio 2012 in occasione dell'approvazione del consuntivo del 2011, esplosa poi in tutta la sua pesantezza nell'autunno dell'anno scorso. Al riguardo si precisa che in occasione dell'assemblea societaria che ha approvato la richiesta della liquidatrice di richiedere il fallimento della società, il Comune di Sesto ha formalmente chiesto di promuovere anche una specifica azione di responsabilità. Questo per quanto riguarda Milano Metropoli. La gestione dell'incubatore LIB, che costituiva una delle attività dell'Agenzia ed era e rimane ospitato nella sede della stessa, non presentava squilibri, stante l'elevato numero di soggetti ospitati. L'attività è quindi proseguita durante la fase liquidatoria e sta proseguendo tuttora sotto la vigilanza e la responsabilità del curatore fallimentare, ancorché a titolo provvisorio, cioè con la modalità dell'esercizio provvisorio. Il Comune di Sesto San Giovanni ha espresso al curatore fallimentare, unitamente alla Camera di Commercio di Milano, la disponibilità a prendere in gestione l'incubatore, al fine di assicurare la continuità, affittandone gli spazi, proseguendo dando continuità alle aziende attualmente incubate che affittando gli spazi che nel frattempo si sono liberati. In un recente incontro il curatore fallimentare ha tuttavia precisato di voler mettere all'asta sia il servizio che l'intero immobile di Milano Metropoli. Questo complica naturalmente la posizione e i propositi del Comune e della Camera di Commercio, perché, stante la carenza di risorse economiche che il divieto vigente per quest'anno in capo alle pubbliche amministrazioni di procedere all'acquisto degli immobili, naturalmente viene meno anche la possibilità di procedere con l'assunzione della gestione. Il Comune seguirà comunque puntualmente tutti gli sviluppi, riservandosi, qualora si aprissero spazi, di riconfermare la propria disponibilità. Rispetto invece all'altra parte dell'interrogazione, cioè più in generale le attività di supporto alle start-up e alle piccole imprese, specifichiamo che l'amministrazione è impegnata in un'azione organica che, con la regia dell'assessorato alle attività produttive, coinvolge anche altri settori, al fine di rendere maggiormente attrattivo il proprio territorio ed agevolare l'insediamento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
Gli esempi di questa attività sono la dichiarazione di interesse per il LIB che abbiamo citato prima, l'esperienza del MAGE, che è un'esperienza unica nell'area metropolitana di riuso temporaneo degli spazi. All'interno del MAGE hanno sede una quindicina di realtà artigianali che operano in diversi ambiti, dalla moda critica alla creazione di oggettistica per la casa e arredamento e altro, prevalentemente con il riutilizzo di materiali di recupero. All'interno della struttura si sono create anche esperienze di microfiliera e sono cresciute realtà di prestigio nazionale. Citiamo ad esempio Ghost Zip, che ha conseguito il premio della provincia Capitani dell'anno 2013, e Vectore Alism, che grazie alla sua stampante in 3D ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il premio nazionale per l'innovazione. La location del MAGE, inoltre, è stata sede del recente spot televisivo del Ministero del Lavoro sul microcredito femminile. Altro esempio è l'attività di riordino del SUAP. Nell'ottica della semplificazione amministrativa si è proceduto ad una revisione della struttura organizzativa del SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, affinché divenga non solo un adempimento burocratico, ma l'autentico e unico interlocutore dell'impresa nelle sue fasi di nascita, insediamento e sviluppo. Tale percorso si sta costruendo in collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio, poiché solo dal confronto con gli addetti ai lavori sarà possibile costruire risposte veramente efficaci. Al SUAP faranno riferimento i progetti strategici dell'assessorato alle attività produttive. Altro esempio, l'IMU agevolata per le start-up. Per il secondo anno consecutivo, insieme a negozi di vicinato e attività artigianali, si riconosce alle start-up un'aliquota IMU agevolata, 0,76 anziché 1,06. E poi il distretto dell'energia del Nord Milano. Il Comune di Sesto è tra i promotori del distretto dell'energia del Nord Milano, che raccoglie adesioni di enti locali, aziende, associazioni imprenditoriali del territorio e opera sui temi che afferiscono allo sviluppo del territorio e al consolidamento di politiche energetiche comuni. Grazie. L'assessore Montrasi, il consigliere Capone ha la facoltà di replica, prego. Sì, grazie Presidente. Ma alcune circostanze le prendiamo ovviamente a notizia oggi, soprattutto l'intendimento della curatela di mettere all'asta l'immobile e di non proseguire nell'attività neanche in provvisorio. Ovviamente noi riteniamo che questo argomento, questo tema debba meritare sicuramente un maggior approfondimento e un dibattito, perché credo che il tema di sostegno e di supporto delle piccole e medie imprese sia un importante argomento per rilanciare anche il mondo dell'occupazione. Quindi il nostro auspicio è che si possano organizzare anche magari degli eventi, degli interventi coinvolgendo le forze politiche per elaborare, o magari anche in commissione per elaborare delle proposte sul territorio. Grazie. Grazie consigliere. Prego, l'assessore Montrazzi, prego. Sì, solo per fare una precisazione. Il curatore ha l'obbligo di procedere come disciplinato dalla legge con l'asta. Ciò non toglie che nei tempi intercorrenti proseguirà con l'esercizio provvisorio dell'attività, cioè non è che non cessa oggi, quindi procederà anche nei prossimi mesi, nel senso che sarà la richiesta che farà il giudice, verosimilmente essendo una realtà appunto in equilibrio, può essere molto realistico che proceda, però non si chiude oggi l'esercizio provvisorio. Grazie all'assessore Montrasio. Interrogazione numero 7, presentata dal consigliere Vavassori, relativa alle autorizzazioni occupazione del suolo pubblico richiesto dai partiti. Consigliere, ha facoltà di illustrarlo, prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Questa interrogazione si richiede praticamente se, considerato che è facoltà dei partiti richiedere occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività, si richiede se è fattibile da parte dell'amministrazione, fatto salvo chiaramente il periodo di campagna elettorale relativo ad elezioni,
evitare il rilascio di autorizzazioni adiacenti a feste o eventi o manifestazioni o banchetti ed altre attività partitiche precedentemente autorizzati. Questo per evitare qualsiasi problema di ordine pubblico che si possa venire a creare. Grazie. Grazie consigliere Valassori. Risponde l'assessore Piano. Prego. Grazie Presidente. Abbiamo fornito una risposta al consigliere Valassori citando l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che recepisce il contenuto di una norma costituzionale, l'articolo 17, che prevede appunto che per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato un preavviso all'autorità, che può vietarla soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Quindi riteniamo che normalmente le autorizzazioni per diciamo, le campagne di ordine politico, per la propaganda, per diffondere le iniziative, non debbano e non possano essere vietate. Quindi non è possibile fare ciò che lei chiede, e personalmente dico anche fortunatamente, perché come dire, rientra nell'ambito di quella che è la normale dialettica democratica, la possibilità di promuovere l'attività sul territorio. Grazie all'assessore Piano. Replica il consigliere Valassori, prego. No, grazie, soddisfatto. Grazie. Allora, ho ancora due interrogazioni, andiamo avanti, le facciamo oppure vogliamo iniziare con le delibere? Le facciamo due interrogazioni? Allora andiamo avanti con la numero 8, presentata dal consigliere Di Stefano. La 8 relativa alla fermata bus in via Marzabò. Prego. Sì, grazie signor Presidente, ma perché ne avevo due per quello. Deve spegnere un attimo e aspettare, gli do la parola, se no salta il sistema. La parola al consigliere di Stefano, prego. Grazie signor Presidente. L'interrogazione per la fermata dell'autobus in via Marzabotto è relativa diciamo a tutto quelle novità, quei cambiamenti che sono avvenuti con riguardo i trasporti pubblici, la soppressione di alcune linee che ahimè ha comportato anche la soppressione e lo spostamento di alcune fermate. E, ho letto adesso brevemente nella risposta che l'amministrazione comunale sta incontrando i comitati locali per discutere un pochino e trovare delle soluzioni concertate. Mi rammarica che queste soluzioni concertate non siano state fatte prima della definizione dei nuovi percorsi e delle nuove fermate, ma andiamo oltre. Non capisco la logica, la ratio che c'è dietro allo spostamento di una fermata in una zona completamente morta. Morta nel senso di carenza di residenti, piuttosto che mantenerla laddove era prima, dove c'era il giornalaio, dove serviva tutto il complesso residenziale della corte di Marzabotto e anche quelli dietro di Viale Edison 666. E quindi volevo capire un pochino, già che ci sono approfitto anche per fare una domanda, per capire se i percorsi sono stati definiti su indicazione e quindi anche le fermate sono state spostate su indicazione così come prevede la legge del Comune di Sesto, oppure se è ATM in autonomia che ha imposto tali scelte. Grazie. Grazie consigliere. Di Stefano risponde l'assessore Marini. Prego. Grazie Presidente. No, a seguito della modifica delle linee del trasporto pubblico locale del marzo 2013, accogliendo una serie di contrarietà dei cittadini, è iniziato un lungo e fitto percorso di dialogo e di miglioramento
di approfondimento, anzi delle linee stesse, che ha coinvolto il Comune di Sesto, i vari comitati, l'ATM e la motorizzazione in quanto poi per quanto di competenza. Ricordo che la modifica di marzo è l'esito di un lungo lavoro durato circa 5 anni, che ha visto coinvolti il Comune di Sesto, i comuni dell'area, i 6-7 comuni del nord Milano facenti riferimento all'ex CTP, ATM, Comune di Milano e altri soggetti tecnici. L'esito invece di questo dialogo iniziato dopo marzo è un esito a un buono stadio, nel senso che il dialogo è arrivato di comune accordo a una ipotesi che stiamo conclusiva dopo averne fatte 2 o 3 e poi discusse con ATM e con la motorizzazione civile. A questo punto siamo arrivati a un'ipotesi che penso sia definitiva e migliorativa della modifica del marzo 2013. Modifica del marzo 2013 che peraltro alla luce dei rilievi che sono stati fatti il mese scorso sembrerebbe registrare un aumento dell'utenza abbastanza generalizzato su tutte le linee, nonché sul tasso di utilizzazione. Questo stadio finale, che è lo stadio che è l'esito di, non vorrei sbagliarmi, 2 o 3 ipotesi da questo punto di vista, adesso dovrà essere verificato di nuovo con ATM e con la motorizzazione. In particolare per quanto riguarda il caso in oggetto, cioè via Marzabotto, che è un caso un po' particolare, ritengo sia necessario e opportuno rincontrare i cittadini e almeno informare da questo punto di vista. Sì, quella fermata secondo me può essere riconfermata da questo punto di vista. Siccome il tema è complesso, in vero volevamo farlo prima di Natale, ma poi non siamo riusciti, penso che subito dopo sia opportuno convocare la seconda commissione e fare un quadro su almeno questi aspetti e alcuni relativi alla questione del trasporto pubblico locale. Ho concluso, grazie. Grazie Assessore Marini. Consigliere Di Stefano, prego per la replica. Sì, grazie Presidente. No, per quanto riguarda la fermata in Marzabotto, quella storica che è stata spostata, non ho capito quando esattamente ci sarà questa possibilità di ripristinarla. E io, se posso sollecitare la necessità di ripristinarla, lo faccio perché ci sono numerosi nuclei familiari che quotidianamente sono proprio disagiati a raggiungere la fermata in quella zona, specie con i passeggini o quant'altro. Per quanto riguarda invece tutto il percorso che lei ha descritto, la procedura che è per la definizione delle nuove fermate, dei nuovi percorsi, magari il confronto poteva essere fatto
prima di applicare queste modifiche. Spero che i feedback che ricevete dai cittadini siano utili per ridurre quelli che sono i disagi che sono stati creati e sono numerosi. Grazie. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione, la numero 10, presentata dal consigliere Gianvecchio, relativa ai parcheggi nelle zone riservate ai residenti. Consigliere Gianvecchio, facoltà di illustrarla. Grazie, Presidente. Prego. Niente, questa interrogazione è stata fatta perché diversi cittadini si sono lamentati che in zona, specialmente limitrofe alle fermate della metropolitana, riservate ai residenti, vengono esposti anche libretti, fotocopie di libretti apparentemente fasulle. Pertanto io comunque ho ricevuto una già la risposta scritta, nella quale mi ritengo abbastanza soddisfatto perché sono le cose che chiedo, che come tutti gli altri comuni vengono fornite di vetrofonia in modo tale da non ledere anche la privacy e praticamente anche di destinare queste aree riservate ai residenti magari a zone a pagamento con la possibilità del residente di avere questa vetrofonia in modo tale da non dovere, di avere anche un facile controllo da parte delle autorità con una lettura ottica, visto che in parecchi comuni d'Italia lo fanno già e non vedo perché noi non potremmo farlo. Ecco. Grazie, le risponde ancora l'assessore Marini. Prego. No, non ho nulla da aggiungere, se non il fatto che il modello fin qui seguito è un modello subottimale, ma che ha un grande vantaggio di costare praticamente nulla. Evidentemente per un certo periodo va bene, ma dobbiamo nell'immediato futuro passare a un altro modello, così come detto già dalla risposta e anticipato dal consigliere. Grazie mille. Grazie. Consigliere Gianvecchio, prego. Sì, come accennato prima, nella mia esposizione mi ritengo soddisfatto, spero che venga attuata nel minore tempo possibile. Grazie. Grazie. La parola al segretario generale per procedere all'appello nominale. Prego. Buonasera. Aiosa, Antoniaolli, Boccia, presente. Caponi, Chittò, intendente fuori, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, assente. Vavassori. Presenti? Sì. Sono 3 assenti, quindi 22 presenti. Risultano 22 consiglieri presenti e 3 assenti, quindi la seduta è valida. I consiglieri Tremolada, De Noia e Titta Ferrante risultano assenti giustificati. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Thank you.
grazie. Occorrono i tre scrutatori, Vavassori, Volontari, Cremonesi, Torraco. Prima di procedere all'ordine del giorno, la parola al sindaco per comunicazioni. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Desidero informare il Consiglio Comunale che oggi pomeriggio è stata raggiunta una preintesa fra l'azienda speciale Farmacie Comunali, la rappresentanza sindacale unitaria del personale non dirigente, la rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, UIL e SULPM. La preintesa riguarda la disciplina contrattuale da applicare nell'azienda e reca in allegato una dichiarazione congiunta sulle prospettive aziendali. Sulla preintesa dovranno ora pronunciarsi le lavoratrici e lavoratori dell'azienda nell'assemblea che si terrà mercoledì 18 dicembre. Con il loro voto favorevole la preintesa potrà essere sottoscritta definitivamente. In buona sostanza si prevede che, primo, il contratto Assofarma divenga il contratto di riferimento dell'azienda e sia applicato ai nuovi assunti. Secondo, al personale oggi in servizio viene mantenuto il contratto enti locali con la specificazione che in considerazione della crisi aziendale i premi di produttività sono sospesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e riprenderanno solo dal 2017 in presenza di utili. Il personale negli anni 2014 e 2015 lavorerà 38 e non 36 ore alla settimana con un riconoscimento di tale impegno nell'anno 2016. Fermo restando poi da ultimo il giudizio negativo sulla SRL da parte delle organizzazioni sindacali, viene comunque concordato un percorso che garantirà nella trasformazione societaria sia la proprietà pubblica che i livelli occupazionali attuali. Mi sembrava doveroso dare questa informazione al Consiglio Comunale questa sera. Grazie. Grazie a lei. Passiamo con il primo punto. Conferma ISI istantaneo. La parola alla relatrice di commissione, consigliere Antonioli. Prego. Grazie, signor Presidente. Con delibera numero 37 del 10 luglio 2012 la delibera è stata approvata all'unanimità ed era stato istituito l'ISI istantaneo. Dato che l'ISI istantaneo è stato approvato in fase sperimentale e visto che non ha rappresentato difficoltà, viene chiesto questa sera al Consiglio Comunale di confermare l'applicazione. L'applicazione ISE a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino a quando non ci sarà l'adozione di un'eventuale deliberazione di sospensione o di soppressione. L'approvazione non porterà nessuna variazione rispetto a quanto approvato con delibera del 10 luglio 2012. Come illustrato dall'assessore Montrasio, in questo momento difficile che stiamo attraversando anche nella nostra città, abbiamo uno strumento che introduce una maggiore equità. Non viene modificato nulla, quindi in commissione non è stato detto altro da parte dei commissari e basta, grazie. Grazie. Quindi apriamo il dibattito. Ha chiesto la parola il consigliere Torraco, ne ha facoltà, prego. Sì, buonasera. In un momento di crisi profonda in cui lo Stato italiano mette pesantemente le mani in tasca agli italiani e taglia trasferimenti agli enti pubblici, un comune deve fare le scelte politiche per assolvere ai suoi compiti di tutela e cittadinanza. L'amministrazione di questa città ha fatto la sua scelta, proteggendo le fasce più deboli, applicando da subito l'ISE istantanea attraverso una delle prime delibere fortemente voluta dal sindaco di questa giunta, votate poi da Consiglio nei primi giorni del suo insediamento, allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitano l'integrazione sociale nel nucleo familiare nel momento stesso in cui si fa richiesta dell'ISE. È uno strumento che dà
provvisorio diventa definitivo. E per questo diciamo grazie a questa giunta che ha fortemente voluto siano oltre soddisfatti, perché in modo definitivo questo strumento e ha opportunità di venire ulteriormente incontro a quei cittadini che ad esempio hanno perso il lavoro in tempi successivi all'ultima denuncia dei redditi. Questo ci è parso lo strumento migliore per arrivare a tutte le famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontare insieme un difficile percorso, periodo come quello che stiamo vivendo. Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale rivolta ad anziani, bambini, disabili e di conseguenza per padri e madri di famiglie che necessitano di prestazioni e servizi quali asili nidi, soggiorno estivo per minori, soggiorno per anziani, mensa scolastica, servizi parascolastici, pre e post scuola, eccetera, eventuali altre iniziative che prevedono forme di agevolazione all'utenza. Dopo un anno di sperimentazione a Sesto San Giovanni Risi istantaneo diventa definitivo, una promessa mantenuta, un obiettivo raggiunto. Grazie consigliere Torraco. Se non ci sono interventi, passerei direttamente alla dichiarazione di voto. Parola all'assessore Montrazio, prego. Sì, grazie. Allora, l'ISE, come ricorderete, è stato istituito, l'ISE istantaneo, scusate, a luglio del 2012, a seguito di un percorso anche di... Grazie. Evito il cappotto. No? Grazie mille. In esito anche ad un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali. Dopo questo periodo di sperimentazione, l'ISE istantaneo prevede l'aggiornamento della situazione economica delle famiglie al momento in cui si fa l'ISE, cioè non più un'attestazione che risale al dicembre dell'anno precedente, ma appunto una fotografia istantanea della situazione economica del nucleo familiare. Questo periodo di sperimentazione ha avuto, diciamo così, un esito positivo, laddove le virgolette sono obbligatorie, perché è uno strumento che viene fatto per non essere utilizzato, perché naturalmente attesta situazioni di grave criticità per le famiglie, quindi una perdita totale o parziale di reddito dovuta a situazioni di crisi. Ne hanno fruito in questo periodo 319 nuclei familiari, di cui per la maggior parte per disoccupazione senza alcun tipo di indennizzo oppure disoccupazione con la relativa indennità. I dati ci hanno dato ragione anche nell'aver inserito tra le categorie di possibili fruitori anche alcuni soggetti che di solito ne sono esclusi, cioè negli altri comuni dove è stato utilizzato, dove è stato introdotto questo strumento, di solito ci si limita ai disoccupati, ai cassa integrati e ai lavoratori in mobilità. La scelta di aver introdotto anche questa possibilità per chi perde parte di reddito a causa di una maternità, oppure chi perde reddito dalla cessazione o un'interruzione del lavoro improprio, che sono appunto due categorie di solito non incluse, ci ha dato ragione, perché per esempio ne hanno fruito 5 lavoratori improprio sei lavoratrici o famiglie dove c'è stata una maternità.
Naturalmente voi saprete anche che è in discussione una ridefinizione dell'ISE in termini generali a livello nazionale. Dalle novità, appunto non è ancora definitivo, però dalle prime bozze che ci sono, non risulta il nostro in contraddizione con il nuovo ISE, nel senso che i criteri per rideterminare le fasce possono comunque essere considerati validi. La nuova regolamentazione dell'ISE prevede anche la possibilità di un ISE corrente, che è analogo al nostro ISE istantaneo, ma ha una platea di possibili fruitori molto più ristretta rispetto alla nostra. In ogni caso, questo nuovo ISE non entrerà in vigore prima del maggio, 2014. Di conseguenza, ci sembra comunque coerente proporre nuovamente come definitivo questo strumento che è stato introdotto fino ad oggi solo in via sperimentale. Grazie. Grazie all'assessore Montrasi. Lasciamo aperti ancora gli interventi, se consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Pavan, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, io ho un dubbio a proposito dell'applicazione delle nuove caratteristiche, delle nuove regole per la determinazione dell'ISE che sembra dedursi a livello nazionale, ed è quella di inserire la casa di proprietà all'interno appunto della quantificazione del reddito. Ecco, volevo raccomandare una certa attenzione, perché tenendo conto dei tempi, la possibilità di dover dire a qualcuno che non ha diritto a una riduzione dell'ISE perché se no dovrebbe vendersi la casa, e quindi che la casa di proprietà magari naturalmente che è stata acquistata con fatica nei momenti in cui si poteva fare, che rappresenti un ostacolo alla concessione di benefici che invece magari in questo momento sono particolarmente doverosi e comunque graditi, insomma, ecco. Grazie. Grazie consigliere Pavan. Allora, visto che non ci sono prenotazioni, l'assessore vuole rispondere? Prego. Sì, una precisazione rispetto all'osservazione del consigliere Pavan, tenuto conto che naturalmente il testo non è definitivo e che comunque vedremo anche se a livello comunale sarà possibile intervenire con deroghe o modifiche. Comunque ad oggi secondo appunto questo testo, si prenderebbe a riferimento il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, che credo sia il caso che citava, il valore della casa di abitazione al netto del mutuo residuo non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata per 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Se il valore è superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a 2/3 della parte eccedente. E poi c'è anche una procedura per il valore del patrimonio immobiliare all'estero, ma ovviamente non sarà il caso più diffuso nella nostra città. Grazie all'assessore. Passiamo allora alla dichiarazione di voto su questa delibera, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta.
Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Gruppo Misto, consigliere Randucci. Favorevole. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevoli. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio. Favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Pavan. Favorevoli, grazie. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. No, allora, prima del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonese. Grazie, prego. Presidente, buonasera a tutti, voteremo a favore anche noi, grazie. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli, grazie. Grazie. Allora sottopongo a votazione la delibera indicata al punto 1 dell'ordine del giorno. Andiamo piano perché, come ho detto prima, inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva. Aspettiamo l'uscita dopo? Allora passiamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Poggettati. Sì. Sì, ho votato favorevole, però mi segna come non voto. Chiedo che venga messo a verbale. Allora sì, mettiamo a verbale Foggetta favorevole, grazie. Va bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del testo 1. Agli atti risultano due relatori di commissione, la consigliera Teormina e il consigliere La Miranda. Inizia la consigliera Teormina, prego. Buonasera a tutti. Allora, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali indica che i debiti che derivano da sentenze esecutive devono essere sottoposti al riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Comunale, in quanto questi debiti vengono considerati estranei alla volontà dell'ente e si collocano al di fuori delle ordinarie procedure contabili. La Corte dei Conti poi ha anche affermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive, come in questo caso, deve riconoscersi una natura che è diversa dalle altre tipologie classiche dei debiti fuori bilancio, perché sono debiti che vengono imposti al Comune in virtù dell'imperativo che proviene da un giudice. La Corte dei Conti dice anche che questi debiti non possono essere considerati come appartenenti al normale sistema di bilancio. Compito dunque del Consiglio Comunale è quello di prenderne atto, riconoscerli affinché possano essere ricondotti al sistema di bilancio che deve comunque rimanere in equilibrio. I debiti fuori bilancio a cui attraverso l'approvazione di questa delibera riconosciamo legittimità, di cui prendiamo atto, e la cui copertura finanziaria è assicurata con entrate correnti del bilancio 2013 sono le seguenti. La prima sentenza, che corrisponde al numero 4192 della Corte d'Appello di Milano a favore del signor Marco Guerrisi e del periodico Lo Specchio, risulta essere di un importo pari a 10.571,34 euro.
La seconda, che corrisponde invece al numero 2143, a favore della società Autosesto SRL, si tratta di spese legali, scusate, non l'ho precisato all'inizio, è pari ad euro 9.250,37 centesimi. Infine, la terza sentenza, che è del giudice di pace di Monza, a favore della signora, io eviterei di dire il nome per una questione di, così, di delicatezza, è pari comunque a 37 euro. Il totale quindi di questi debiti fuori bilancio ammonta a 19.858,71 euro, che come già detto risultano comunque finanziati con entrate correnti di bilancio 2013. La delibera ovviamente dichiara l'immediata eseguibilità. Grazie alla consigliera Teormino. Segue il consigliere La Miranda come relatore, prego. Grazie Presidente, ma al di là dei dati spuri credo che qualche dettaglio in più vada dato come componente di commissione. Per quanto riguarda il dato del giudice di pace, questo è di fatto il rimborso del contributo unificato che lo Stato pretende dal cittadino per l'instaurazione del ricorso avverso le sanzioni. Quindi diciamo è un atto dovuto quando poi il giudice nell'accogliere il riconoscimento delle bontà delle lamentele del cittadino riconosce anche che la spesa di 37 euro debba essere poi posta a carico dell'amministrazione, anche perché poi sovente magari sono ricorsi per 41-45 euro, quindi sarebbe oltre al danno la beffa magari di vincere la causa e poi di avere a proprio carico comunque il contributo di 37 euro. Invece le altre sono un po' più problematiche, mi limito in questa sede ad affrontarle da un punto di vista tecnico, poi nell'intervento invece lo affronterò anche da un punto di vista politico. Per quanto riguarda la prima sentenza riferita dalla collega Teormino, essa investe una causa per diffamazione intentata dal comune di Sesto San Giovanni contro lo Specchio e contro il direttore per una presunta diffamazione a detta della giunta e del relatore proponente la delibera di giunta, che poi vedremo chi è stato, in cui appunto a seguito di un'azione attraverso un'ordinanza sindacale del sindaco Oldrini si era posta in essere un'azione che poi è risultata non del tutto legittima e in conseguenza di ciò comunque la testata giornalistica si era espressa contro questa metodologia. In questo senso aveva ritenuto l'amministrazione di promuovere giudizio di diffamazione civile per la diffamazione, il primo grado aveva visto il rigetto dell'esito del giudizio di diffamazione, quindi la non diffamazione ad opera della testata giornalistica del suo direttore, compensando tuttavia le spese. Non contento di questa regolazione delle spese, il giornale e il direttore promuovevano appello e la Corte di Appello, ritenuto che l'amministrazione nel frattempo non aveva appellato incidentalmente il giudizio di rigetto della domanda di diffamazione, quindi dicendo che esisteva un'accettazione di fatto che non esisteva diffamazione, ha regolato in conseguenza anche le spese di lite di primo grado, compensando le seconde del grado di appello. Viceversa, la seconda sentenza è un po' più delicata, nel senso che credo sia l'atto conclusivo, a mia memoria, della grossa e annosa vertenza di Autosesto, di cui per qualche anno ne abbiamo parlato in quest'aula e su cui abbiamo sborsato quasi 1,5 milioni, credo, di euro per la custodia di 100 veicoli per circa 10 anni. Credo che sia l'atto conclusivo perché è la regolazione delle spese di primo grado dell'ultima opposizione a un decreto ingiuntivo che era stato fatto da questa società in danno del Comune, dove ci aveva visti ridurre proporzionalmente l'entità iniziale della pretesa, ma l'errore che era stato fatto nella regolazione delle spese è stata quella di una regolazione a compensazione totale. La Corte di Appello ha ritenuto diversamente di regolarle, tenuto conto che comunque la domanda iniziale di Autosesto proveniva da un mancato pagamento totale da parte dell'amministrazione comunale. In conseguenza di ciò, appunto, ha applicato una parziale soccombenza all'amministrazione come liquidata poi in dispositivo. Quindi queste sono le delibere un po' più approfondite tecnicamente sulle poste che si vanno oggi a deliberare con la delibera proposta. Grazie. Grazie consigliere La Miranda.
su questa delibera, naturalmente è aperto il dibattito. Prego. Chiesto la parola il consigliere La Miranda, ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Allora, di integrazione di quello che sto dicendo, per quanto riguarda la sentenza di Autosesto, ho evitato di fare un ordine del giorno collegato. È vero che è una delibera che poi comunque deve trasmettere alla Corte dei Conti il segretario, perché ovviamente sono atti dovuti. Tuttavia, nell'atto di trasmissione le chiedo l'accortezza di indicare anche il numero del procedimento già pendente avanti alla Corte dei Conti per la pratica di Autosesto, almeno così dovrebbe essere, perché all'epoca il dottor Bertoli, che si era avvocato tutta l'indagine conoscitiva sull'individuazione dei responsabili di questo danno erariale, perché così comunque era indicato chiaramente negli atti e nelle pronunce da parte dei magistrati del Tribunale di Monza, noi materialmente di questo eravamo stati tenuti un po' all'oscuro, pur avendo fatto un'apposita commissione. Si era trincerato dietro il diritto della privacy eccetera amministrativa, che era un po' una trovata per, tra virgolette, non volerci dire effettivamente i veri responsabili, anche se noi poi dopo li sappiamo, e forse era perché era un periodo un po' turbolento dell'attività amministrativa, visto che uno di quei personaggi faceva parte poi dello staff del consorzio trasporti e liquidazione, quindi magari diventava un po' delicata la gestione di tutta la questione con quello che poi abbiamo saputo. In ogni caso io le chiedo l'accortezza di trasmetterlo, segnalando che è l'appendice di tutto quel faldone che la Corte dei Conti, la Procura Generale, ha già a sue mani, che è appunto quella famosa azione che avrebbe dovuto promuovere quantomeno per danno erariale nei confronti dei responsabili dell'epoca di questo pasticcio. Un po' più delicata è la questione da un punto di vista politico invece della sentenza Guerrisi. Sono andato a recuperarmi la determina iniziale, la delibera di termine di giunta, che aveva dato inizio al tutto. Era evidentemente un'azione di ripicca del sindaco Oldrini, conseguente ad un'azione, credo in quel momento, esagerata da parte del primo cittadino, che aveva di fatto sfrattato un cittadino che era stato in quel momento arrestato per un reato grave e quindi con un atto, diciamo, sindacale d'urgenza aveva espropriato, tra virgolette, dalla conduzione questo cittadino. Ad onore del vero poi su questo reato quel cittadino è stato assolto, mi risulta. Però il problema che qui non investe, non è questo, è la metodologia che fu criticata da parte del direttore Guerrisi e dello Specchio. E in questo senso appunto aveva definito il metodo applicato in quel momento dal sindaco e dalla sua giunta, un metodo da Ku Klux Klan, evidenziando poi le anomalie della circostanza, la mancanza di garantismo e quant'altro. Sulla base di questo, il dottor Piamonte e l'avvocato Stefania Festucci avevano presentato una relazione ritenendo integrante questa fattispecie il reato di diffamazione, e non solo nei confronti dell'ente in quanto tale, ma anche nei soggetti e nei funzionari preposti all'assegnazione degli alloggi, ritenendo addirittura che questa condotta, udite udite, l'articolo del direttore, avrebbe generato sfiducia nei privati circa l'opportunità di chiedere l'assegnazione degli alloggi comunali. Questa è la motivazione di giunta per promuovere una causa di diffamazione. Siccome poi, purtroppo per mestiere, leggo le sentenze, allora mi sono letto anche che cosa hanno detto i giudici sulla questione. E credo che qualche incompetente da qualche parte c'è. Visto che questa è una sentenza ormai con passaggio in giudicato, credo che questa sia la verità a cui dobbiamo attenerci, quantomeno la famosa verità processuale. Le espressioni contenute nell'articolo di giornale in questione, contestate dal Comune, azioni da Ku Klux Klan, parola di singolo, parola di re, eccetera, vanno infatti valutate alla luce del contesto nel quale sono inserite. Non si tratta di espressioni isolate che hanno lo scopo di offendere l'onorabilità dell'individuo e dell'ente, ma costituiscono espressioni del dissenso dell'autore in relazione a un preciso comportamento adottato dal Comune, in particolare dal sindaco Oldrini. Di conseguenza, nel caso concreto, il diritto di critica è esercitato correttamente. Forse qualcuno deve incominciare a impararlo da queste parti.
Perché non è il primo caso che poi abbiamo, perché abbiamo tutto un iter di Caterina, mi sembra, che ci costerà parecchio anche. Nelle forme e nei limiti previsti, secondo quanto valutato dal giudice di primo grado, è ormai passato in giudicato. Non può pertanto essere addossato al soggetto che ha liberamente posto in essere un comportamento lecito il pregiudizio economico del pagamento delle proprie spese legali. Ne consegue la condanna dell'amministrazione a rifondere le spese legali al direttore Guerrisi. La cifra non è di poco conto, sono circa più di 10.000 euro, a cui va sommata la cifra pagata all'avvocato Mariotti che, se non ricordo male, vagamente è pari o molto superiore anche per questa specifica. Io credo che questo sia quello che va censurato come mala amministrazione. Io adesso ero inizialmente tentato di fare un ordine del giorno collegato chiedendo un'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del direttore dell'epoca, appunto il dottor Massimo Mariotti, e nei confronti della nostra dipendente, funzionario estensore, avvocato Festucci, perché per manifesta incapacità a questo punto, scusatemi, perché se questa è la motivazione di giunta e queste sono le parole di un magistrato, io credo che qualcuno da questo punto di vista non adempia e non faccia bene al suo dovere d'ufficio. Poi tuttavia mi sono detto, tanto già sapevo che ci sarebbe stato un rigetto tout court da parte di questa amministrazione, di questa maggioranza, ho detto sensibilizziamo comunque alla bontà del segretario nell'atto di trasmissione anche di questo che richiedo ufficialmente alla Corte dei Conti di evidenziare le incongruenze che oggi le ho riferito a verbale, che quindi rimangono agli atti e quindi come fatto che lei ne viene a conoscenza, tra la determina e quindi l'illogicità della determina stessa e della motivazione, quindi l'illegittimità dell'atto a sostegno della delibera di giunta adottata dal sindaco Drin e dalla sua maggioranza e quindi il danno sostanziale creato all'ente che deriva dall'aver dovuto pagare le spese legali al direttore Guerrisi e aver sostenuto anche le spese legali per un nostro avvocato esterno, perché ovviamente i nostri tre avvocati non sono neanche in grado di fare un'azione a difesa da questo punto di vista di una citazione per diffamazione e difendere il comune in proprio. Voglio dire, va bene tutto, va bene che ci sono i casi complessi, ma santi Dio, almeno difendere l'amministrazione su questi casi banali, tra virgolette, visto che non c'era neanche un coinvolgimento penale, ma era una tradizionalissima azione civile, credo che da questo punto di vista ci possiamo evitare anche di esternalizzare sempre queste benedette consulenze e questi benedetti incarichi ai vari avvocati di turno. Tra parentesi, poi, in quel periodo era sempre lo stesso, l'avvocato, faccia all'anima sua, l'avvocato Mariotti. Grazie al consigliere La Miranda. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. No, io voglio lasciare da parte le questioni giuridiche che sono chiarissime evidentemente, non c'è poco da dire, no? Sono per delle cause, poi è chiaro che deve pagare le spese. Quello che mi colpisce veramente è la protervia con la quale è stata fatta una causa di diffamazione nei confronti di un giornalista spinta da un altro giornalista. E devo dire che proprio questo è il senso dello smarrimento di una, come dire, di una deontologia, direi, insomma, ma cosa vuol dire? Siamo di fronte ad una normale critica sulla carta stampata che va presa, accettata e al massimo uno risponde. Ma questa idea che oggi, ogni volta, c'è cioè questa idea della diffamazione alla minima critica, l'idea che tanto comunque paga il comune, no? Perché io credo che se Oldrini avesse dovuto tirar fuori 10.000 maledetti euro di tasca sua per anticipare le spese all'avvocato non l'avrebbe fatto. Allora io chiedo e voglio per questo parlo, spero che il sindaco Oldrini, così sensibile, no? Perché questo è un modo per sprecare denaro pubblico, no? Visto che siamo così sensibili ai tagli del comune, metta lui 10.000 euro, ce li dia. Questi 10.000 euro che ha fatto spendere ai cittadini per una ripicca nei confronti di un suo collega. Mi stupisce che non sia stato fatto.
Mi stupisce che siamo qui a fare una determina per pagare le spese di una ripicca di questo genere, che già allora noi avevamo definito vergognosa. Definito vergognosa perché non c'è altro modo di definire. Al di là del caso particolare, è chiaro che la libertà di critica della stampa è fatta per quello. Non è che la stampa è brava a criticare solo quando critica Berlusconi. La stampa è brava a criticare sempre, perché il mestiere della stampa è di quello di criticare. E un giornalista che querela un altro giornalista è veramente da denunciare pubblicamente per aver tradito il proprio mestiere. Per aver tradito il proprio mestiere. Devo dire che poche volte ho assistito a una cosa così vergognosa, in una cifra chiaramente che non cambia la sorte di nessuno. Ma io mi domando come uno non si sia vergognato di fare una cosa del genere. Vergognato. Vergognato. E che siamo qui a dover noi chiedere ai cittadini di Sesto di mettere 10.000 euro, no, in una condizione, e poi dopo ci lamentiamo che ci mancano i soldi. Tra l'altro anche gli altri 10.000 dell'autosesto, è chiaro che nascono anche qui da ripicche. No? Non ci siamo mai voluti mettere d'accordo, abbiamo sempre fatto cause, poi le cause si perdono e i cittadini pagano. Ma una volta ha detto la consigliera Pietra che tanto a loro non interessa niente, loro votano sempre così, se poi la Corte dei Conti interverrà, pazienza. Purtroppo la Corte dei Conti non interviene mai. Non so com'è, la Corte dei Conti non fa mai pagare niente a nessuno. Se uno dovesse cominciare a tirar fuori i soldi, ecco, gli passerebbero molte voglie e molte idee di fare causa e di non arrivare a degli accordi. Dove è possibile, come con l'autosesto, di non sognarsi neanche di fare causa come è nel caso dello specchio, che veramente io sono esterefatta, esterefatta che siamo qui, non ci siamo, cioè io sapevo della causa, speravo naturalmente che si fosse arrivati a un bonaria, no, siamo arrivati fino in fondo, siamo andati in causa con l'avvocato nominato dal comune e la giunta tutta contenta che ha votato, la giunta in cui c'era anche il sindaco di adesso, che non ha detto al sindaco Oldrini, sindaco abbi pazienza, prenditi un tranquillante e facciamola finita, che forse è meglio, no, hanno votato la determina e adesso votiamo un'altra determina. Tutto naturalmente coi soldi degli altri, perché è facilissimo pagare coi soldi degli altri. Non costa niente. È come, no? È come sopportare i dolori altrui. I dolori altrui sono tutti bravissimi a sopportare. E così noi siamo bravissimi a far causa coi soldi degli altri, dei nostri concittadini, salvo poi a lamentarci con lacrime e coccodrillo su una mancanza dei soldi. Ma io veramente... Lo spreco, cioè la vergogna dello spreco. Stasera stiamo buttando via 20.000 euro, e poi naturalmente piangiamo sui bisogni della gente che chiede. Forse con questi 20.000 euro qualcuno si poteva aiutare, no? Un aiuto agli affitti, ci lamentiamo al fondo degli affitti, no? Il fondo per i servizi sociali, ecco, usiamo i soldi per quello, invece che pagare le spese ai capricci dei sindaci. Forse è meglio. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. Io volevo semplicemente non addentrarmi in questioni giuridiche perché anch'io non ho nessuna competenza in materia. Volevo solo però aggiungere alcuni dati che mi sembravano così inserire questo episodio in un contesto che era molto particolare in quel periodo. La signora che venne interessata dall'atto di pseudo-violenza, chiamiamolo così perché poi non è stato accertato, o meglio, il signore, scusate, che era stato inizialmente accusato di questo reato, non venne scagionata, ma fu la signora a ritirare la denuncia. E in maniera particolare le forze dell'ordine, se io non ricordo male, notarono, come dire, un certo timore in questa signora che aveva preferito, consigliata anche dalla sua famiglia, insomma, fare un passo indietro. Questo era un po'. Vi ricordo che poi in quegli anni era appena accaduto il fatto legato alla violenza di via Muggiasca, non so, io lo ricordo molto bene, non so se lo ricordate anche voi. Questo non giustifica nulla, mi rendo conto, cioè ognuno poi mantiene la sua opinione e quant'altro, però vi assicuro che erano momenti veramente molto molto
particolari. Per cui io capisco che questo signore, di cui io, guardate, non ricordo neanche il nome, era recidivo tra le altre cose, non era la prima volta che veniva accusato, comunque che era sospettato, ripeto, io non ricordo neanche il nome, di atti così, così gravi. Per cui si ritenne così di prendere una decisione giusta o sbagliata, però a me quello che non sta a me dirlo, però voglio dire, quello che a me interessava precisare è che era, cioè, questo comportamento, questa decisione venne veramente presa in un periodo molto molto particolare. E se vi ricordate, sì, no, ho capito, certo, però mi sembrava un dato che potesse avere un significato per aiutare la riflessione, perché anche, voglio dire, lo scandagliare giuridicamente gli atti mi sembra che non sia questo, come dire, l'argomento in discussione questa sera. Comunque, grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Chiesto la parola alla consigliera Antonioli, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie signora Presidente. No, solo per ricollegarmi a quanto ha detto adesso la consigliera Teormino, per quanto riguarda la causa di autosesto veicoli, che le spese erano 690.000 e ne siamo andati a pagare 170.000. Dopodiché, visto che vogliamo sviscerare sempre, come fa l'avvocato La Miranda, lui è un avvocato, noi non siamo avvocati, però ci tenevo a precisare questa cosa. Grazie. Grazie a lei. Quindi se non ci sono interventi, passiamo allora alla dichiarazione di voto, iniziando col gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Iosa. Grazie Presidente. Il nostro sarà un voto contrario per protesta, perché in realtà questa delibera è una presa d'atto sul fatto che bisogna pagare. Una protesta contro lo spreco per il semplice fatto che non riteniamo possibile che si usi denaro pubblico per pagare errori personali o presi di puntiglio personali. Ognuno è libero di denunciare chi vuole, basta che se lo paghi. Ma questo dovrebbe valere anche sulle opere pubbliche. Se gli amministratori fossero tenuti a rispondere anche economicamente su errori grossolani o dovuti al non ascolto, su velleità personali, forse ci penserebbero meglio prima. L'amministrazione ha il compito di gestire il denaro pubblico, che non è che perché è pubblico non è di nessuno, anzi richiede ancora più attenzione e serietà. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Prego. Favorevoli. Grazie. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Non entro nel dibattito, essendo un dibattito, come dire, politico, e correttamente ognuno ha portato le proprie opinioni che rispetto. Però considero questa una delibera tecnica e quindi voterò favorevole. Grazie. Gruppo Misto, consigliera Landucci, prego. Grazie. Io voterò contro con la stessa motivazione della consigliera Iosa e poi pregherei la consigliera Antonioli. Cioè, questa era l'ultima tranche di molte tranche che abbiamo pagato all'autosesto, con cifre che superano il milione di euro. Cioè, adesso cerchiamo di non, mettere pezze che sono peggiori del buco. Cioè, non apriamo ferite sanguinose su quello che abbiamo dovuto pagare all'autosesto per questo, perché altrimenti, cioè, apriamo voragini di soldi che sono finite in tasca all'autosesto. Adesso questa è l'ultima ciliegina, ma ripeto, non è questo il problema, il problema vero è l'altro. E devo dire alla consigliera Teormino che qualunque fosse la motivazione della critica, qualunque fosse la motivazione della critica che aveva mosso il direttore Mario Guerrisi, giusto o sbagliata che fosse, io credo che il giornalista di per sé deve criticare. In quel caso Guerrisi non era d'accordo con Oldrini, ma non ho capito, cioè
Io non dico che Oldrini avesse torto o ragione nel comportamento nei confronti del Signore. Il problema è che lui ha querelato un giornalista per un'opinione. Fatto da un altro giornalista mi pare una roba ridicola e grottesca, no? È come appunto un cane che va a mangiare un altro cane, accusandolo di abbaiare. Cioè, no, perché il caro collega cane, tu stai abbaiando e io non voglio che i cani abbaiano. Cioè, questo è lo stesso discorso, al di là della questione specifica. Quindi io credo davvero e chiederei francamente alla dottoressa Di Girolamo se non pensiamo di citare per danno erariale il sindaco Oldrini. Insomma, ci sarà un momento in cui bisogna pagare in questo posto, o no? O veramente uno è sempre libero di utilizzare i soldi pubblici per fini privati, perché questo è un chiaro fine privato, no? Il comune non era stato affatto diffamato. Cioè, io veramente chiederei che quando si fa causa, la clausola sia se si perde si paga. Diminuirebbero grandemente le cause. Quindi veramente questo è intollerabile. Non è la quantità della cifra, perché se uno somma i tanti sprechi viene uno spreco gigantesco, a parte che a me dà fastidio anche sprecare un euro da questo punto di vista. E mi stupisce una maggioranza che sia, come dire, che non abbia niente da dire, che sia chiusa a difesa di posizioni indifendibili, perlomeno diciamo la delibera è tecnica, però ci vergogniamo di doverla votare. Almeno quello, si può una volta muovere una critica? Ragazzi, siete stati educati proprio, proprio molto convinti, eh? E comunque direi, ripeto, non cerchiamo di dire che abbiamo pagato poco all'autosesto, perché all'autosesto abbiamo dato valanghe di soldi, e nessuno pagherà, nessuno rimborserà i cittadini che li hanno pagati, nessuno. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, noi ci accodiamo agli altri consiglieri di minoranza e daremo un parere negativo a questa delibera, a maggior ragione per l'argomento che poi sarà trattato nella prossima delibera, che per mala gestione di fondi pubblici ci ritroviamo ad avere un'azienda pubblica in affanno e riteniamo pertanto che i fondi pubblici debbano essere gestiti meglio. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Grazie signor Presidente, anche il nostro voto sarà un voto contrario a simboleggiare la nostra protesta di questa cattiva amministrazione. La consigliera Tiormino farebbe bene appunto a non addentrarsi nelle materie giuridiche, perché il reato di stupro non si rimette la querela una volta denunciato, si procede d'ufficio e nel caso di specie, siccome dopo 15 giorni è stato scarcerato perché dall'esame del liquido seminale si era riscontrato che il DNA era di un'altra persona. Quindi ecco perché dico, va sempre usata poi prudenza e comunque non giustifica l'atto amministrativo in quanto tale in relazione alla delibera che stiamo oggi discutendo, cioè non si parlava qua dell'azione del sindaco in quanto tale se è stata legittima o non legittima, si parlava dell'azione del giornalista che ha criticato un comportamento del sindaco e che il sindaco ha deliberato in giunta dicendo quello che ho appena dato lettura, con l'ausilio ovviamente del funzionario preposto che ha predisposto la relazione per completare l'atto di giunta. E io credo che questa si circoscriva bene la gravità del fatto politicamente per quello che noi ci investe e ci riguarda, perché è vero che è una delibera tecnica, ma consigliere Nossa, sono sempre soldi dei nostri cittadini che andiamo a sottrarre, e sottraiamo 1.000 euro di qui e 1.000 euro di là, 1 milione tanto è abbondante caso autosesto complessivamente che abbiamo letteralmente regalato, magari oggi ci servivano per aggiustare un po' meglio i conti delle farmacie comunali senza dover arrampicarci sugli specchi o sulle cifre del bilancio o diciamo cercare nei rivoli dei vari titoli quelle somme necessarie per coprire il buco che prima o poi dovrà essere approvato da questa amministrazione e da questa maggioranza. E questo dimostra ancora una volta appunto quello che da un po' di anni andiamo a dire, che nell'amministrare non c'è accortezza. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio, prego. Sì, il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel cuore, consigliere Pavan.
nel ribadire che anche il nostro voto sarà contrario come quello delle altre forze di minoranza, volevo dire che senz'altro a livello di giornalisti sarebbe opportuno senz'altro avere una maggior deontologia professionale sia nei confronti delle persone in cui si ravvede qualche torto o qualche pecca e sia sicuramente nei rapporti tra di loro. È un potere forte, il potere della stampa, e in effetti recentemente abbiamo avuto la dimostrazione che troppo spesso china la testa solo quando incontra un potere oltremodo più forte che quello della magistratura. Vorrei senz'altro che questo fosse magari ricordato. E un'altra cosa che volevo chiedere, volevo comunque rammentare, era questo. Ricordo che quando cominciò la legislatura venne proposta ai consiglieri un'assicurazione a proposito del loro operato. Penso e chiedo quindi se questa potrebbe essere teoricamente richiamata a proposito dei danni che si possono fare durante determinate operazioni e quindi determinate delibere. Grazie. Grazie. Sì, dopo faccio rispondere dal segretario. Partito Democratico, consigliere Andrea Rivolta, prego. Sì, grazie Presidente, ma velocemente, anche perché nel mandato passato un po' queste vicende le abbiamo seguite. Allora, innanzitutto, la vicenda di, no, siccome non voglio incorrere in una querela, non dico mai il nome della società dei veicoli perché c'è una confusione. Allora, quella vicenda, però bisogna anche essere chiari, è una vicenda di 20 anni fa. Va bene, ha sempre governato la sinistra, ce lo diciamo, però questa è una vicenda di 20 anni fa, che si protrae da 20 anni con una serie di cause. Queste spese che ci sono qui, per chiarezza, poi dopo, queste spese che ci sono qui è perché, se io ho capito bene, noi nel ricorso quando abbiamo fatto passare quella cifra da 600.000 a 179.000, quindi quel ricorso per fortuna che l'abbiamo fatto, quindi non è uno sfizio personale, il giudice dice bene, ma siccome voi non avete pagato neanche i 179.000 in prima battuta, cioè non è che avete pagato la parte corretta e avreste dovuto farlo, dovete pagare le spese per la quota parte di quei 179.000. Quindi la consigliera Landucci, il consigliere La Miranda e gli altri che si sono intervenuti e dicono che noi non avremmo dovuto fare ricorso e avremmo dovuto lasciare quei 600.000, perché stasera la delibera parla delle spese legate all'azione giudiziaria con cui noi abbiamo fatto ridurre da 600.000 a 179.000 l'importo. Deprecabile i 179.000 e tutto quello che c'è, ma quella causa fu una causa fatta correttamente e in maniera giusta e quindi dobbiamo pagare le spese di quella parte lì. Chiuso. L'altra cosa, io trovo, guardate, faccio il consigliere comunale da 5 anni e faccio politica da 30 anni. Ho visto cose scritte su di me, su colleghi, su assessori, dei giornalisti di tutti i tipi, molto sgradevoli. Allora, io credo che un giornalista, posso essere d'accordo, non dovrebbe mai querelare un giornalista, io non ho mai querelato nessuno, io mi sono beccato una querela per aver riportato una frase di una persona così come l'aveva fatta, poi la cosa si è chiusa, ma se quella cosa andava avanti mi costava per il semplice motivo di aver ripetuto una frase, quindi questo è un terreno come... Però francamente trovo che nonostante tutto, nonostante si possa pensare diversamente, pensare che una persona che ha governato per 10 anni questa città, facendo anche probabilmente tanti errori, come capita quando si governa, siccome fa una querela, si toglie uno sfizio personale, è ridurre in banalità quello che potrebbe capitare a tutti quanti noi. È proprio costruire una polemica. Un sindaco che ha fatto il sindaco di questa città per 10 anni e che ha fatto una cosa di... Pensate per esempio ad altri assessori che sono stati presi, come dire, dai giornalisti, e da questo punto di vista io condivido quello che diceva il consigliere Pavan, di mira senza poi arrivare a nulla nel periodo dello scandalo del sistema Sesto, e forse magari ridimensioniamo questa cosa, il fatto che un sindaco che ha governato per 10 anni e che è stato
sistematicamente messo sui giornali e fino adesso non è, come dire, chiamato in causa per nulla, ha fatto una causa sbagliata, sì, probabilmente rispetto a tante altre giuste che poteva fare. Quindi trova a dire che si spendono i soldi della comunità in questo modo perché per sfizio personale, lo trovo veramente riduttivo e banale, mi spiace. Poi io non l'avrei fatto, ma non credo che si possa così liquidare questa cosa. Noi votiamo a favore perché è una delibera tecnica e perché crediamo che vada che questi soldi in un caso siano stati ben spesi e quelli che spendiamo sono pochi, e nell'altro che ci sta nel percorso di un amministratore. Grazie, quindi sottopongo a votazione la delibera indicata a punto 2 dell'ordine del giorno. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri votanti 21, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 14. Un attimo che andiamo sulla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Consigliere Pavan, per la sua domanda sull'assicurazione, la può ripetere così gli dà una risposta subito? Prego. Sì, mi chiedevo un chiarimento quindi per quanto riguarda appunto la copertura di quell'assicurazione che viene proposta ai consiglieri comunali all'inizio della legislatura, quindi che teoricamente dovrebbe coprire eventuali errori nel proprio mandato. Grazie. Adesso non conosco il caso specifico, però immagino che sia la copertura assicurativa per responsabilità e per la quota della, cioè della colpa grave, quantomeno non so come è strutturata, chiaramente quella pagata direttamente dagli amministratori, giusto? Perché c'è, ok, sì, e questo è il caso, i danni eventualmente. Il Comune dal canto suo ha delle coperture assicurative che coprono l'ipotesi della colpa lieve, per situazioni particolarmente complesse, in sostanza, che quindi autorizzano, non che autorizzino, ma comunque lasciano prevedere che può esserci un errore scusabile nell'aver sbagliato, nell'adottare quell'azione. Comunque sì. Grazie al segretario. Passiamo al terzo punto. Aziende speciali e farmacie comunali. Modifica al statuto sociale. Integrazione articolo bis. Ci risultano due relatrici di commissione. Inizia la consigliera Teormina e a seguire la consigliera Landucci. Prego la consigliera Teormina come relatrice. Prego. Sì, il Consiglio Comunale con la delibera dell'8 luglio scorso, la delibera numero 45, ha modificato lo statuto dell'azienda speciale farmacie comunali con l'inserimento dell'articolo 7 bis che prevedeva fondamentalmente due cose: lo scioglimento del Consiglio di amministrazione per inadempienze significative a partire dalla mancata approvazione del bilancio dell'azienda e per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, mentre il secondo punto prevedeva la nomina di un commissario straordinario, la cui durata in carica era previsto per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organismo di amministrazione ordinaria. In ogni caso, comunque, la durata del commissario straordinario doveva essere pari ad un massimo di 180 giorni. Il sindaco così ha proceduto con decreto alla nomina del commissario straordinario che ha lavorato a titolo gratuito e il cui incarico scadrà il 5 gennaio prossimo. Poiché sono in corso delle procedure amministrative aziendali, la cui chiusura è prevista nella prima parte del 2014,
si propone con questa delibera di integrare l'articolo 7 bis affinché sia possibile prorogare l'incarico del commissario speciale per altri 90 giorni. Quello che viene inserito nell'articolo bis è la seguente frase: sarà possibile una proroga fino a 90 giorni, come dicevo prima, in presenza di procedure amministrative aziendali in corso di definizione che la rendano opportuna. Con questa delibera, infine, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. Grazie alla consigliera Teormino. Consigliera Landucci, prego. Sì, non è che è difficile spiegare questa delibera. La volontà dell'opposizione di fare una relazione a questo è per sottolineare come a fronte di un'eccezione siamo alla seconda eccezione. Cioè, io credo veramente che, visto che ci si riempie sempre la bocca con le regole, non è che poi le regole vanno bene, nel senso che tanto quando non ci vanno bene le cambiamo. Avevamo deciso a luglio una procedura, questa procedura doveva essere portata a termine. Se non si faceva in tempo, si sarebbe arrivati ad una nomina, non so, di un altro commissario. Però non è possibile. Cioè, agire sempre in modo da piegare l'istituzione a quella che in quel momento è la volontà dell'amministrazione. Perché è questo che viene fatto, no? È questo che viene fatto. E questo è assolutamente non accettabile. E noi riteniamo che soprattutto questo sia un segnale grave in questa procedura di risanamento delle farmacie, un segnale grave e preoccupante. Al di là del lasciare per altri 90 giorni il commissario straordinario. È chiaro che siamo in una situazione da cui, a mio avviso, si fa fatica a uscire. E io credo che, al di là dell'accordo, come vedete l'accordo sindacale praticamente c'è, come ha detto, l'ha comunicato il sindaco, quindi siamo ben prima del 5 gennaio, visto che oggi ne abbiamo 16. Credo che il vero problema sia che in tutto questo tempo non si è riusciti a individuare un modo serio della copertura dei debiti, che è l'unico problema intorno al quale noi stiamo girando e di cui nessuno parla mai, perché io vorrei che fosse chiaro a tutto il Consiglio Comunale che non tutto era presente alla prima commissione di mercoledì, come nella presentazione del piano industriale tutto fosse compreso tranne la copertura del debito. Io mi domando come sia possibile elaborare un piano industriale a fronte di un buco esistente di quasi 2 milioni di euro e a una prospettiva di almeno altri 500 mila euro di perdita nel corso dei prossimi 2 anni, non aver sentito una parola su come ripianare queste perdite. Diamo pure 90 giorni in più, ma non so quale, ripeto, come ogni tanto ho detto, non so quale coniglio deve uscire fuori dal cilindro. Cioè, perché qui il buco è reale. Oltretutto, ci è stato detto mercoledì, e questo mi ha molto spaventato, che siamo esposti per 1 milione di euro con le banche. Questo l'ha detto Tranchida, con i fornitori. Siamo esposti con 1 milione di euro, cioè la cosa mi pare molto grave. Nel momento se non riusciamo ad affittare il magazzino, da cui speriamo di avere dei liquidi che non so se saranno veri, io ripeto, mi sembra che questa modifica non sia affatto sostanziale e non vedo come possa davvero arrivare ad una soluzione del problema. E poi, ripeto, io trovo l'idea e ho chiesto espressamente al segretario, il quale mi ha detto che a suo avviso questa proroga era possibile. Era l'ultima, un'altra proroga non sarebbe stata possibile, non sarà possibile. Spero che, se dovesse esserci un'altra richiesta di questo genere, che venga dato uno stop alla legittimità di certi atti, insomma, perché veramente qui mi sembra che questi statuti, queste regole, questi articoli ce li tiriamo a destra e a sinistra in una maniera che è un pochino imbarazzante, insomma, ecco, perché non è che c'è uno statuto, abbiamo detto che non andava bene, l'abbiamo modificato, dopo 5 mesi diciamo che non l'avevamo modificato giusto, lo modifichiamo ancora. Sì, sta diventando un po' pesante la questione. Ecco, spero che nelle fumose riunioni di maggioranza in cui si discute la sorte delle farmacie e di cui noi non siamo messi a parte, ma
lo sapremo quando le decisioni saranno prese, si stia arrivando a una decisione, cioè ci si stia domandando dove trovarli questi soldi, perché insomma prima o poi bisogna dircelo. Noi siamo in attesa di sapere cosa stanno partorendo le menti eccelse della maggioranza che a questo stanno pensando. Consigliere Landucci, ma lei si deve attenere come relatrice di commissione, certo, non l'intervento politico. L'intervento politico lo farà dopo, prego. Più attinente di questo, noi abbiamo discusso per un'ora e mezzo, questo lo devono sapere quelli che sono qui. In commissione, dove forse lei non c'era, mi pare, non mi ricordo se c'era, ecco, se non c'era forse può sentirsi la registrazione, ecco, noi non abbiamo parlato un minuto di una stupida delibera tecnica con l'aggiunta di una frasina all'articolo 7 bis. Abbiamo discusso un'ora e mezzo, perché questa è la punta di un iceberg che viene fuori appena appena, ma sotto c'è un iceberg che rischia di affondare il Titanic, che sarebbe l'azienda delle farmacie speciali, l'azienda speciale delle farmacie. Quindi mi sembra che parlarne sia bene, dobbiamo far finta che sia una delibera stupida. Allora diciamo questo, visto quello che ci chiede il nostro Presidente del Consiglio Comunale, facciamo finta che sia una piccola delibera tecnica, un piccolo aggiustamento dello statuto e che non copra una situazione drammatica dell'azienda speciale delle farmacie, di cui in questo consesso non si parla. Perché se ne parla solo in commissione, eh? Qui ancora non abbiamo esaminato la questione. Forse magari il Consiglio Comunale potrebbe anche essere edotto delle questioni, invece di trovarsi di fronte solo queste piccole delibere tecniche da approvare. Forse bisognerebbe cominciare a dire, allora, se il problema c'è, discutiamone in Consiglio Comunale, in modo che apertis verbis si capisca qual è la situazione e si capisca quali possano essere le soluzioni, cosa che non è facile intravedere. Però nel frattempo, ripeto, volevo solo dire con la mia relazione dell'opposizione quello che in effetti la consigliera Taormino non ha detto, cioè che questa proposta si è portata dietro una discussione di 2 ore. Perché i consiglieri comunali, soprattutto di opposizione, sono molto preoccupati della situazione e sono convinti che questa sia una punta di un iceberg. Ecco perché è importante sottolineare l'importanza di questa cosa qui. Non è una stupidaggine, eh? Ecco, non è una stupidaggine, non è una piccola delibera tecnica, è un tentativo di lavorare su un problema a cui a noi sembra che sia difficile trovare una soluzione. Grazie. No, io volevo solo evidenziare che il distinguo tra relatrice e intervento che dopo farà dopo politico. Solo quello, non mi permetterei. Quindi sono aperti il dibattito su questa delibera, prego. Chiesto la parola il consigliere Lamiranda, ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente, qualche piccolo cenno credo che sia doveroso da parte mia in questa battaglia che stiamo portando avanti ormai da 6 o 7 anni come minoranza per controllare in qualche modo il disastro aziende e farmacie e portare a compimento, tra virgolette, il risanamento delle medesime, quantomeno dal lato nostro, controllando l'operato e denunciando cosa non va all'interno dell'operato della maggioranza. Ha sintetizzato bene la consigliera Landucci, è la punta dell'iceberg questa delibera tecnica, è, tanto per dire, è di natura eccezionale, come ci ha spiegato in commissione il segretario, è irripetibile la proroga data l'eccezionalità. Ha anche detto chiaramente che trascorso questo periodo non è possibile ipotizzare null'altro se non un ritorno all'applicazione integrale dello Statuto, salvo che nel frattempo non intervengano ulteriori modifiche da parte del Consiglio Comunale sullo Statuto stesso come complesso organizzativo dell'azienda. Però è anche sintomatica questa delibera di una situazione assai complicata delle farmacie, che inizialmente è stata presa sotto gamba, come ho già detto in un passato, e che abbiamo dimostrato che per quanto abbia capacità il commissario, non è adeguato al ruolo e alla funzione di salvatore dell'azienda.
Cioè abbiamo una sinergia di menti, forse era il caso di puntare direttamente su una persona specializzata a risanare le aziende, dandogli il mandato completo se questa era la scelta di andare verso il criterio di un'unica persona al comando direzionale delle operazioni della società. Perché poi alla fine ormai è pacifico che la volontà dell'amministrazione sia quello comunque di spostare di trasformare l'azienda in una società di capitali. Altro sintomo della difficoltà, è che non è facile la questione da affrontare, è la trattativa che ci ha riferito il sindaco. Ricordo che era esordito il commissario che tra i punti programmatici c'era la rinegoziazione completa del rapporto con i dipendenti, con la famosa lettera di disdetta del contratto a tutti. Siamo arrivati a giusto al pannicello caldo, 2 ore in più di lavoro, la conferma integrale del contratto e, benedetti Dio, il congelamento delle premialità per 3 anni. Questo è quello che abbiamo ottenuto, con delle cifre paurose sulla redditività pro capite dei dipendenti. E io credo che su questo, diciamo, non ci siano adeguati presupposti, anche perché poi, l'altra sera discutendo, ovviamente uno, vedendo questo tipo di libri, dice, ma per quali motivi dobbiamo andare a votare una delibera di questo tipo tecnico ancora di 90 giorni? Che problemi ci sono da portare in aula immediatamente il bilancio, visto che ormai tutti conosciamo i conti che verranno prima o poi proposti a quest'aula da approvare, se è tutto già fatto dalla due diligence, se ormai è deciso che deve essere trasformata in un SRL, se è già deciso, come da molti preannunciato, che comunque verrà mantenuto il controllo pubblico, poi vedremo se sarà possibile attuarlo con una società di capitali, in che forma all'interno dello statuto, quando ce lo proporrete avrete la bontà di proporla questa idea. Però il problema è che nella commissione si è esaminato, si è cercato di capire, perché sennò non verrebbe giustificato questa eccezionalità. Qui stiamo facendo una serie di atti che andiamo in deroga alla normalità, e quindi è sempre importante cercare di capire che cosa effettivamente c'è sotto, perché il problema di fondo è che noi poco conosciamo, a differenza vostra. Come ho denunciato l'altro giorno quando ho aperto la commissione di seduta, non è corretto che voi veniate informati completamente di tutto quello, addirittura prima di quando si arriva in commissione, e che un'altra parte di questo consiglio venga tenuta all'oscuro di tutto. Quantomeno viene a saperlo, perché comunque qualche brava persona tra di voi c'è, quindi dialoga e informa le persone. Ma non è corretto istituzionalmente, perché noi su questo argomento, su questa questione, siamo stati sempre franchi e trasparenti, abbiamo sempre dato dei consigli utili, poi non sono magari stati seguiti, ma noi li abbiamo sempre dati, e gratuitamente anche noi, allora, se dobbiamo dirla tutta. E sono consigli preziosi, perché quando 6 anni fa abbiamo detto che il magazzino andava venduto e dismesso in quel momento, caspita, se lo facevate fare 6 anni fa, un manager vi chiedeva 50-60 mila euro, noi ve l'abbiamo dato gratis, quindi voglio dire, e non è che bisognava essere neanche laureati in economia e commercio per sapere come rimettere a posto un bilancio da quel punto di vista guardando 2 cifrette. Come? Qualche cifretto ho cominciato a guardarla del piano economico, poi mi riservo durante il periodo di Natale di fare una bella analisi approfondita, però io, siccome non è il mio mestiere fare bilancio, ovviamente mi faccio aiutare da un consulente, ma siccome mi piace anche presentare le cose nell'ottica che ho sempre proposto di essere anche amministratore, io mi porto dietro anche la perdita reale e cerco di rilanciare e riequilibrare l'azienda tenendo conto della perdita, perché sennò è troppo comodo che paga pantalone e io parto come se avessi un saldo zero di partenza dell'SRL, così è comodo. Invece proviamo a trascinarci dietro la perdita e a risanare i debiti con la perdita che ho e con l'ammortamento che ho della perdita spalmandola. Vediamo cosa si riesce a fare, i numeri reali che rimangono in capo all'azienda. Anche perché poi, se avete visto un trend, a parte il trend positivo che è stato indurotto, per carità, va benissimo e con prudenza, sono state fatte alcune scelte operative, ancora prima di avere il piano economico complessivo approvato dal Consiglio Comunale. Ad esempio mi riferisco alla farmacia Perucca, dove è stata una scelta unilaterale strategica che è tutta da valutare, perché a fronte di 5 scontrini in più, 5 scontrini è la previsione, io auspico che saranno molti di più, ma quello è 5 scontrini, su un volume di affari che ho già detto è lo 0,5% del fatturato dell'azienda. Forse era diverso pensare ad altre strategie, quando abbiamo delle uscite
di oltre 250.000 euro per le consulenze esterne dei farmacisti che andiamo a prendere i collaboratori, io forse credo che avrei lavorato di più a intensificare appunto l'aumento ore, cercare di comprimere questa voce, a discapito, vabbè, di quelli che vengono i lavoratori, ma la situazione di crisi è evidente. Quindi o chiudiamo l'azienda e lasciamo a casa famiglie e amplessi e connessi, oppure dovremmo limitare le consulenze esterne che comunque hanno la natura, per quanto tale, di precarietà e quindi non di stabilità, e cercare qui di cominciare a mettere i primi correttivi, aumentando il monte ore, aumentando la redditività pro capite dei dipendenti, incentivandoli, e certo, ma quelli ci vogliono i manager, non è che ci vuole il dottor Finazzi con tutto il rispetto, ci vuole gente che ha studiato apposta per fare questi mestieri e apposta ha le capacità per pianificare questi investimenti. Non si può affidare più una gestione di una società che ha oltre 10 milioni di fatturato a un signor, tra virgolette, consentitemi, nessuno da quel punto di vista specializzato. Ci vogliono persone con curriculum comprovato nel settore di appartenenza, perché non è pensabile affidare questo tipo di aziende più, non è più pensabile, ma lo dico anche contro me stesso e contro la mia parte politica che fa le nomine anche in questo modo. Le aziende vanno affidate, quando si decide di mantenere aziende pubbliche, a persone competenti, indipendentemente dal colore politico di queste persone, perché quello che bisogna guardare è le capacità effettive. E fino ad oggi questo non è stato fatto, ecco perché poi ci troviamo in questi grossi guai. E non sono neanche stati ascoltati i buoni consigli del padre di famiglia, perché quelli ci riteniamo di fare poi alla fine. Perché comunque, come abbiamo sempre detto, le aziende farmacie sono anche le nostre aziende. Non sono le aziende della maggioranza, sono le aziende del comune, della nostra città. Ecco perché ci teniamo, e perché l'abbiamo sempre detto, ed è una cosa che vedo che state arrivando alla fine a convincervi anche voi, sono nell'ottica di doverle mantenere, perché queste sono ancora le distinzioni forse che ci separano da questo punto di vista, ma nell'ottica di doverle mantenere integralmente in tutti i 10 punti vendita, devono incominciare a essere anche remunerative per questa città. Non possono essere più, o meglio, hanno ormai perso da tempo lo spirito iniziale di quando sono state create, e quindi se le dobbiamo mantenere, devono essere anche delle vere aziende che producono reddito. Anche perché poi lo scopo sociale, l'abbiamo visto che sta venendo meno quando c'è stata quella proposta. Quelle famose medicine per gli invidenti, no, sa? Praticamente ha cessato di essere la ragione delle nostre farmacie comunali, se noi dall'anno prossimo a bilancio dobbiamo mettere 100.000 euro dal bilancio del comune da riversare all'azienda per le per i medicinali e gli indigenti, perché sennò poi l'azienda senza quei 100.000 euro, col fischio che riesce almeno formalmente e contabilmente nel 2016 a essere a pareggio, non ci arriverà mai, ovviamente. Quindi a questo punto viene meno anche uno dei pilastri fondanti. Quindi si tratta di capire esattamente che cosa si vuole da queste aziende, al di là del piano economico quinquennale, triennale che si vuole fare. Il problema è capire che cosa devono diventare queste aziende. E questo noi non l'abbiamo ancora capito, perché non lo sapete ancora voi il problema. E questo è gravissimo, perché finché non lo sappiamo noi, che non abbiamo l'onere di governo, sa, il problema è che anche voi avete un blackout totale su questa questione. Molti di voi. E chi magari sa non ve lo dice esattamente neanche a voi e vi fa capire tutt'altro, in modo da avere il vostro consenso e poi dopo all'atto pratico trasformare e perseguire i propri obiettivi personali che hanno magari configurato senza che poi di fatto voi li abbiate capiti realmente. Ecco perché noi chiediamo sempre le discussioni, il coinvolgimento, perché magari una parola detta da noi può spingere anche voi a una maggiore riflessione, a una maggior consapevolezza nell'adottare una scelta o un'altra, perché voi sapete benissimo che in questo passaggio soprattutto, come già però peraltro era negli anni precedenti, ma oggi fare certe scelte comporterà automaticamente anche determinate conseguenze che potranno essere positive o negative. Grazie. Lo lascio subito. Positive o negative, ovviamente, a seconda della buona o cattiva valutazione che le singole proposte verranno fatte da voi e soprattutto da noi, anche in termini di consiglio a voi che avete l'onere di dover prendere la decisione finale. Grazie. Grazie a lei. Chiesto la parola alla consigliera Teormino. Ne ha facoltà, prego.
Sì, grazie Presidente. La Commissione ci ha visto presenti e quindi abbiamo assistito un po' anche noi a quanto accaduto la scorsa settimana. Ci sono però degli altri punti di vista, insomma, che magari vale la pena sottolineare. Il primo, il dottor Tranchida, a mio avviso, è stato molto chiaro nella relazione in merito alla situazione delle farmacie e ha evidenziato tutti i punti di criticità, secondo me, senza nasconderne neanche uno. Quindi ci ha chiarito molto bene qual era la situazione, una situazione molto grave, e che aveva un obiettivo, lo ha detto più volte, quello di salvaguardare i posti di lavoro che comunque le nostre farmacie ci garantiscono. In merito a quello che riguarda il piano industriale, lo ha detto lui stesso, io ci tenevo a ribadirlo, si tratta di un piano industriale ancora parziale, cioè non è completo. Mancano sostanzialmente due elementi ed è il motivo per cui è stata chiesta la proroga. I due elementi sono, da una parte, la modalità con cui si intende ripianare il debito. La seconda scelta che invece bisogna fare riguarda l'assetto societario. Ora, un passo in avanti si farà sicuramente dopo domani, il 18 ci sarà un'altra commissione dove io immagino ci saranno dati altri elementi, altre informazioni sulle quali cominciare a discutere. Tra le altre cose, poi, il dottor Tranchida ha messo anche a disposizione un indirizzo al quale è possibile inviare tutte le domande, tutte le richieste, proprio per avere una chiarezza completa sulla questione, che è una questione molto complicata e molto difficile, quindi non è proprio così facilmente sviscerabile in poco tempo. Quindi io penso che la relazione in commissione, al di là della consegna o meno dei documenti, questione sulla quale francamente vorrei non entrare, penso che invece la relazione poi di questo professionista sia stata veramente molto chiara. Ecco, quindi rimaniamo tutti in attesa di questa seconda parte, o comunque di questo completamento del piano industriale, perché poi insomma è un tutt'uno, per vedere un po' insieme quale sarà poi la soluzione migliore per questa azienda. Grazie alla consigliera Teormino. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Allora, se partiamo dal fatto che a dicembre scorso l'opposizione era stata tacciata di terrorismo e di allarmismo inutile perché la situazione era sicuramente sotto controllo, una tesi che tra l'altro era stata confermata dalla dottoressa Francesconi, e guardiamo dove siamo arrivati adesso, la situazione è abbastanza allucinante. Ma noi reputiamo che sia ancora più allucinante il fatto che, leggendo a ritroso, perché purtroppo noi non essendoci dobbiamo rifarci sui documenti dei consigli comunali passati e le proposte che sono state fatte poi nel 2009, noi oggi stiamo lavorando e stiamo andando a correggere gli errori che sono sempre quelli, negli anni sono stati detti e ripetuti. Non c'è nulla di nuovo. Non è che prima il problema fosse il magazzino, poi i punti vendita, poi il contratto dei lavoratori. Il problema ha girato sempre intorno a questi tre temi e non è mai stato risolto, con il risultato però che il buco nel frattempo si è allargato in maniera esponenziale, è diventata una voragine. Stasera ci viene chiesto di posticipare il commissariamento di 90 giorni, perché il famoso toro che il sindaco Chittò aveva preso per le corna commissariando l'azienda evidentemente non è pronto per fare la corrida. Ma in effetti qui di pronto c'è ben poco. Abbiamo sotto mano il lavoro della due diligence, il piano industriale che, come diceva la consigliera Teormino, dopo domani sera discuteremo dopo che ci è stato presentato. Il bilancio che ci è stato detto che è quasi rifatto, ma che se anche fosse pronto non potrebbe uscire, perché questo prevederebbe di coprire immediatamente la perdita. In realtà non si capisce che cosa saremmo andati a fare in Consiglio Comunale il 26 di novembre, quando c'era la convocazione del Consiglio Comunale per discutere il cambio di assetto societario delle farmacie. All'ultimo momento siamo stati chiamati come capogruppi dal commissario Finazzi, ci ha spiegato la questione, poi all'ultimo momento si è perso traccia di questo passaggio e anche alla domanda fatta in commissione non c'è stata risposta.
C'è stato detto fermiamo tutto perché abbiamo bisogno di altri 90 giorni perché le questioni aperte sono ancora aperte e quindi abbiamo bisogno di chiuderle. Allora la questione in realtà è, ma voi da noi che tipo di aiuto, di risposta volete? Perché qua sembra già tutto pronto. È per quello che quando fecimo il consiglio comunale sulle farmacie vi avevamo chiesto di avere un rappresentante anche dell'opposizione che potesse lavorare insieme a voi, perché comunque sapevamo che nell'arco poi del tempo le notizie sarebbero state frammentate. Ma all'epoca ci è stato risposto che non c'era bisogno di questa cosa perché il percorso sarebbe stato condiviso, e ancora adesso ci viene detto tutte le volte questa cosa, che il percorso è condiviso. Io vi inviterei a cercare il significato etimologico della parola condivisione, perché qui si tratta più che altro di una presa d'atti. Faccio un esempio per tutti. Facciamo la commissione sullo spostamento della farmacia della Pelucca, con il presupposto che si voleva sentire il parere dei commissari. Lo spostamento della farmacia della Pelucca era già deciso. Infatti, tempo un mese e la farmacia è pronta. E non si riesce a capire come per l'autorizzazione di un'insegna si passa attraverso la commissione paesaggistica e ci vogliono 3 mesi. Qua invece in un mese è tutto pronto. A questo punto l'appunto potrebbe essere, consigliera Iosa, si tratta di un atto che ha un interesse pubblico, quindi inevitabilmente va più veloce. Però stupisce come tutti quelli che stanno lavorando per fare quest'opera fossero liberi, pronti, con i materiali a disposizione, stanno imbiancando, quindi da quando è stato deciso alla realizzazione in realtà è passato un mese. Quindi la domanda è, ma da quanto tempo era pronto questo progetto che ci è stato presentato un mese fa? Quindi più che di condivisione penso che si tratta di pacchetti che ci vengono presentati preconfezionati con un tempo di discussione 2 ore, prendere o lasciare. Poi ci sono delle domande che restano aperte, delle domande importanti. Come mai nessuno né pubblicamente né in commissione ha ritenuto importante rispondere al comunicato del dottor Brusati che diceva di aver consegnato le dimissioni al sindaco Chittò e che le sono state rifiutate? Poi ci sono le dichiarazioni dell'ex vice sindaco Zucchi, che dice di aver proposto persone più che qualificate per risolvere i problemi, ma di essere stato quasi deriso. Poi c'è quello che è successo settimana scorsa in commissione di presentazione del piano industriale, dove apprendiamo che la maggioranza lo aveva già visto prima e aveva i documenti in mano. E allora il sindaco si giustifica dicendo: sono molto cauta, visto che la relazione della due diligence era nella mano dei giornalisti prima ancora della presentazione. Peccato che, non avendola avuta noi, il piano industriale l'avete tirato fuori voi, non noi. Quindi non ho capito, forse sarebbe il caso che rivedesse la sua cautela, in che versione deve andare. E la cosa bizzarra è che la preoccupazione non era la scortesia per essere gentili ed educati di questo gesto, ma la preoccupazione era chi poteva aver parlato. Quindi poco interessava del fatto che noi non fossimo al corrente e non avessimo in mano la documentazione, ma il problema era chi aveva parlato. Poi c'è la questione, come diceva la consigliera Landucci, dell'esposizione bancaria. In un momento storico di chiusura, dove le banche revocano i fidi a fronte di una situazione appena appena dubbia, visto la storia fallimentare di questi anni delle farmacie, la domanda è: ma il piano industriale sarà sufficiente a confermare un'esposizione così alta? Ultimo tema, i lavoratori. Abbiamo appreso stasera dal sindaco che c'è stata una preintesa. Evidentemente quello che secondo noi doveva essere l'ultimo step per far decidere i lavoratori su dati concreti, su certezze della strada intrapresa dalla loro azienda e per sapere con concretezza a fronte di che cosa scelgono di impegnarsi, sia come contratto che come monte ore che come premi, è stato da questa amministrazione in qualche modo superato. Poi a chiusura di trattativa sicuramente ci verrà, spero, ci verrà spiegato qualcosa in più. 2 cose sono state chieste e a oggi ancora le risposte non ci sono state.
Avevamo chiesto la responsabilità e la risposta politica su quello che sta succedendo e la responsabilità e la risposta sociale. Questa amministrazione che strada ha intenzione di intraprendere per questa azienda che comunque, come altre, avete sempre detto che aveva come prima mission il sociale. Ad oggi a noi non è molto chiaro, speriamo che con il proseguo dei lavori possiamo capirlo meglio. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Ne ha facoltà, grazie. Prego. Grazie. Ma io credo che siano molti i problemi a cui siamo di fronte e ai quali certo non possiamo trovare soluzione questa sera. Ma in primo luogo io credo che una cosa è stata detta erroneamente, a mio avviso, dalla consigliera Teormino nel suo intervento. Cioè, è chiara la posizione dei due consulenti, i quali hanno chiaramente detto che loro si limitano a fotografare quello che c'è con la due diligence, si limitano a costruire un percorso di risanamento che prescinde dalla copertura del debito, non spetta a loro quella decisione lì. Ce l'ha detto chiaramente il dottor Tranchida. Questa è una partita che deve giocare la politica, cioè l'azionista, cioè teoricamente i cittadini. Infatti io faccio anche fatica a capire, come dire, questo timore del sindaco che siano resi pubblici i documenti. Ma forse non abbiamo chiaro in mente che i proprietari delle farmacie sono i cittadini di Sesto, che hanno tutto il diritto di vedere i documenti. Cioè non è che siamo qui noi benedetti dal cielo e quindi destinati a decidere cosa fare delle farmacie, padroni delle farmacie. I padroni delle farmacie sono cittadini di Sesto, quindi non vedo che il segreto ci fosse a vedere un piano industriale. Non vedo che segreto ci fosse a vedere una due diligence. Cioè, anzi, secondo me sarebbe doveroso metterli sul portale. Dico, stiamo scherzando, si parla, ci si riempie la bocca di trasparenza la mattina alla sera e siamo qui a fronte di una gestione che non può che essere chiamata una cattiva gestione, poi possiamo arrampicarci su tutti gli specchi del mondo, ma credo che debba essere dato atto a me e alla Miranda che sono anni che diciamo queste cose. Cioè non è che adesso abbiamo trovato i salvatori della patria perché Finazzi, Tranchida e Colasanto hanno scoperto che le cose non andavano bene. Cioè, devo dire che noi, senza neanche guardare i numeri, avevamo detto da tempo, perché che le cose stessero andando male era chiaro da sempre, un anno fa l'abbiamo detto, era giusto il 10 dicembre, non mi ricordo che giorno era, e la maggioranza compatta ha detto che invece andavano benissimo e che il risanamento era dietro l'angolo. Infatti abbiamo visto che il risanamento c'è dietro l'angolo. C'era la previsione forse di un pareggio nel 2013, c'era un piccolo buco ancora nel 2012 e forse il pareggio nel 2013. Cioè qui praticamente non sappiamo più, ormai c'è solo il buco, non c'è più niente. Allora, io penso che noi oggi dovremmo parlare finalmente chiaramente di come pensiamo di coprire questo buco, perché è vero quello che diceva la consigliera Iosa. Stiamo traccheggiando a livello ufficiale perché non è ancora pronto il pacchetto da portare già infiocchettato, come è costume, perché noi possiamo dirci senza infingimenti che quando arriviamo a discutere in aula tutto è già stato deciso. Spero per voi in sedute di maggioranza, cioè spero che almeno vi coinvolgano prima. Cioè, no, che proprio non decidano tutto solo in giunta o, come dire, in giunta col commissario. Spero che almeno voi siate convocati a discutere, a dire cosa pensate. Ma qui, quando si arriva, ormai non c'è più niente da decidere. Ed è chiaro che il problema è che ancora non ci siete arrivati a decidere. È chiaro che non lo sapete. È chiaro che il buco ancora non sapete come chiuderlo. Ed è anche chiaro, però io l'ho chiesto anche ancora una volta al segretario, forse era andato via, non me lo ricordo più, no c'era,
E questo io me lo domando, quanto possiamo aspettare a vedere la rettifica di bilancio, avendo già detto a tutti apertis verbis che il bilancio così come è stato approvato è stato denunciato? Cioè quanto si può aspettare? E questo io non lo so, non sono un'esperta, forse mi ha detto non c'è limite, fra 3 anni possiamo star qui ad aspettare. Però bisogna farlo. Ed è chiaro che nel momento in cui il bilancio venisse approvato, è chiaro che ci dovrebbe essere contestualmente la proposta di copertura del buco. Io aggiungo a quello che diceva la consigliera Iosa sul consiglio del 26 novembre, che non solo non abbiamo fatto quel consiglio, ma su richiesta del dottor Finazzi era stato deciso che in questo consiglio del 16 avremmo discusso, perché in quel momento tutto sarebbe stato risolto e in questo consiglio noi avremmo dovuto contestualmente avere il bilancio e la soluzione del debito e la nuova compagine societaria. Io vorrei capire cosa si è inceppato in questo meccanismo. Non il bilancio, perché secondo me il bilancio è già pronto da mesi ormai, cioè è chiaro che la rettifica è chiara da mesi, no? Allora, le voci che corrono, però sono rumores nella città, è che si sia inceppata la trasformazione, cioè che ci siano forti dubbi da parte dei tecnici sulla possibilità di costruire quel percorso in cui praticamente buona parte della perdita era messa sulle spalle della nuova società, che quindi partiva già aggravata da un carico di 1 milione di euro sulle spalle e secondo l'ipotesi più favorevole del dottor Tranchida ha da trovare altri 3 macigni nel 2013, 2014 e 2015, perché il primo utile previsto da questa ipotesi di ben 6.000 euro è del 2016, quindi fino al 2015 sono previste ancora perdite, tra l'altro nel 2014 anche molto consistenti, mi pare sull'ordine di 300.000 euro, adesso non mi ricordo quanto fossero, e non c'è nessuna ipotesi di copertura del buco, cioè i 6.000 euro finali sono senza la copertura del buco pregresso. Quindi devo dire che comincio a pensare che la cosa sia realmente molto difficile. Dopodiché volete dargli altri 90 giorni, diamogli altri 90 giorni, però io chiederei al sindaco veramente di non dire più quello che ha detto l'altra sera in commissione, cioè io non ho dato i documenti perché avevo paura che circolassero. Sindaco, se i documenti circolano è un bene per la città. Le farmacie sono un patrimonio della città. Non sono un patrimonio né della giunta, né dei consiglieri di maggioranza, né dei consiglieri di opposizione. Sono un patrimonio della città. E io ho fatto il conto che se fossimo chiamati a pagare una tassa di scopo per recuperare questo buco, ogni cittadino di Sesto, cioè compresi i neonati, avrebbe sulle spalle 30 euro da pagare, il che vuol dire almeno più di 100 euro a famiglia per la copertura del buco. E devo dire che io, forse bisognerebbe anche che qualcuno lo dicesse, scusate, abbiamo sbagliato per anni. Uno non lo potrebbe dire. Cioè, no, dirlo. Cioè, abbiamo sbagliato a non ascoltare i consiglieri Landucci e la Miranda che ce lo dicevano in tutte le salse. Cioè, fino all'anno scorso, un anno fa avete detto che vi andavano bene ancora Brusati e la Francesconi e che erano bravi, che stavano io mi ricordo le parole del consigliere Rivolta quando il dottor Brusati ha presentato quel suo folle progetto di vendita parallela di medicinali dall'Italia all'estero che puzzava di imbroglio lontano 7 chilometri. E mi ricordo l'idea che lì avremo 8 milioni di euro all'anno che ci daranno un utile di 3 milioni di euro e nel giro di 2 minuti e 4 secondi avremo risanato tutto. Cioè, e naturalmente tutto tra lo sbertucciamento dell'opposizione che non crede alle progressive sorti future dell'azienda. Io veramente sono molto colpita da questo.
molto colpita da questa continua e totale, come dire, adesso come se si fosse scoperto ora, ce l'avessero detto il dottor Tranchida e il dottor Colasanto, che c'erano dei problemi. I problemi ci sono da anni. Forse è evidente che non si è stati capaci di risolverli. Forse è evidente, e io non lo so se chi per anni ha finto, è stato cieco, ha le capacità ora che gli occhi sono stati aperti a forza di trovare una soluzione. Però la soluzione non può essere, ascoltatemi, io adesso questo lo dico perché voglio che resti qui, non può essere di far partire una società nuova carica di debiti. Perché se una società nuova parte carica di debiti, con quello che ci ha detto mercoledì il dottor Tranchida, è chiaro che quella società non si rialza più. Perché quella società potrà avere speranza di camminare se parte pulita. E anche lì ho qualche dubbio. Perché, ripeto, io ho visto quel piano industriale, in quel piano industriale c'è, al netto delle perdite già in essere, ci sono ancora perdite per più di mezzo milione di euro, di cui anche lì non è data di vedere copertura. Deve concludere, consigliere. Quindi io credo davvero che bisogna cominciare intanto ad essere trasparenti con la città e di condividere i documenti e di condividere le decisioni. Perché forse la maggioranza negli anni ha dimostrato di non essere in grado di decidere in questa cosa qui e di aver trascinato la città in una brutta avventura. Forse è bene trovare l'umiltà di chiedere un aiuto anche agli altri, perché se non si è capaci di fare una cosa bisogna farsi aiutare. Perché, grazie, ripeto, Landucci, la società delle le farmacie non sono della maggioranza, sono di tutta la città, che in questo momento è tenuta sostanzialmente ai margini, anche con un silenzio stampa, con una copertura mediatica molto soft, molto soft. Grazie, come se non fosse questo un problema centrale in questo momento della nostra città. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta con il raddoppio dei tempi, prego. Sì, ho chiesto il raddoppio dei tempi perché è un discorso un po' complesso e poi perché mi ricordo che la consigliera Landucci disse che quando avremmo discusso del come siete bravi a intervenire, quando non mi ricordo cosa discutevamo, di cose, di mozioni e di buoni propositi, vedremo poi il silenzio quando si discuterà di farmacie. È provocato, siccome posso parlare a lungo, ho chiesto il raddoppio dei tempi. Partiamo da una cosa. Intanto c'è una contraddizione evidente tra quello che dice la consigliera Landucci e il consigliere La Miranda. Va benissimo, l'opposizione ha posizioni diverse, perché il consigliere La Miranda ha detto chiaramente che la società non può partire pulita, dovrebbe partire, non si può ripianare il buco della società per farla ripartire pulita, ma sarebbe il caso che partisse con il debito che un po' alla volta lo ripianasse e lo restituisse in modo da restituirlo all'amministrazione, ai cittadini. La consigliera Landucci ha più volte detto, e io condivido, basta risentirla, sarà la sfumatura sarà diversa, ma diciamo che avevate due opinioni, sarà stata detta in maniera diversa, ma l'opinione era divergente. Io non mi occupo di atti legali, non sono un legale, di piani industriali, qualche cosina ci capisco, facendo l'imprenditore, anche di impresa, e credo che abbia ragione la consigliera Landucci: se la società deve partire alleggerita, non può partire con il sacco un debito, così come invece mi sembrava, forse ho capito male, c'è la registrazione, andremo a risentircela, diceva il consigliere La Miranda. Andiamo con ordine, contratto. No, partiamo da una premessa. Io vorrei che questa sera si facesse una discussione nel merito della vicenda delle farmacie. Vedo che invece si è scelto di spostarla molto sulla polemica politica. Cercherò di non farmi trascinare, perché credo che la questione delle farmacie sia questione seria, che riguarda l'azienda, riguarda i cittadini di Sesto e riguarda
40 lavoratori. Ci proverò, poi magari invece qualche cattiveria mi sfuggirà. Dico questo perché c'è stata una comunicazione che ci parla della revisione di un contratto. Allora però bisogna fare anche un po' di ricostruzione, perché non si può dire tutto il contrario di tutto. Anche questo non aiuta. Quando nel 2009 noi presentammo un ordine del giorno in cui erano segnati i punti che giustamente poi la Miranda rivendica a sé, ma prima c'è un ordine del giorno della maggioranza non votato dall'opposizione, è tutto trovato, si potete trovare tutto sul sito del Comune, non fu votato perché ci venne chiesto di togliere il punto in cui noi dicevamo che bisognava rivedere il contratto. Invece l'opposizione, lo ridicolo, già raccontate, questo non aiuta a risolvere i problemi, però attaccati politicamente bisogna anche dire alcune cose. Il consigliere Nicosia andò dall'assessore Di Leva al bilancio dicendo: noi votiamo questo ordine del giorno se voi togliete la parte che riguarda il contratto, perché i lavoratori non devono fare le spese di questa vicenda. Noi votammo quell'ordine. Per cui stasera stupisce che il consigliere La Miranda dica: avete cambiato il contratto, questo è un pannicello caldo, dovevate fare molto di più. Dovevate fare molto di più, perché allora non fu votato quell'ordine del giorno perché si scelse di non votarlo, perché là sopra c'erano un sacco di farmacisti. Bisognerà che nelle nostre farmacie, permettetemi la battuta, si venda un farmaco che abbia un rapporto preciso col torcicollo da consiglio comunale. Perché troppo spesso gli interventi sono calibrati rispetto al pubblico che c'è. Allora, 2 settimane fa c'erano quelli contro il forno e quindi tutti guardavano da quella parte. Se ci fossero stati i lavoratori del forno, probabilmente l'intervento sarebbe stato diverso. Allora, molto spesso, quella volta c'erano i lavoratori delle farmacie e quindi l'opposizione decise di lasciare la palla a noi, e questo politicamente ci sta, assolutamente, non discuto questa cosa, però decise che non si doveva toccare il contratto. Questa sera ci viene detto che il cambio del contratto, che noi stiamo praticando, perseguendo, se verrà poi ratificato dall'Assemblea dei lavoratori, è poca cosa e bisognava andare giù molto più duro. Stasera non ci sono i farmacisti, se ci fossero stati i farmacisti probabilmente l'intervento sarebbe stato in un'altra posizione. Io, sì, sappiamo, staremo qui fino alle 3, mi porterò al termos di caffè, faremo tutti quanti così, perché servirà per risolvere il problema delle farmacie, consigliere. Stare qui fino alle 3 di notte servirà per risolvere il problema delle farmacie. Noi dovremmo sempre partire dal presupposto che dobbiamo risolvere il problema. Venendo a questa cosa, le ore che si ottengono in più, quelle 2 ore, servono esattamente, non so se l'ha detto il consigliere La Miranda o l'ha detto la consigliera Landucci, proprio per ridurre quelle che vengono elencate come consulenze, cioè come farmacisti esterni che servono per coprire dei turni. È esattamente lì, in quel punto ci sta del piano industriale quella parte. La riduzione, l'aumento di 2 ore di lavoro a settimana per 40 lavoratori che servono per aumentare le ore lavorate, ridurre la spesa per i consulenti e aumentare la produttività, così come ci hanno evidenziato nel piano industriale. Io mi sono andato a rivedere la commissione, a risentire la commissione, così come è stato evidenziato dal piano industriale, cioè costruire un rapporto tra ore lavorate e fatturato delle farmacie. Chiariamo una cosa, non è vero che non è mai stato né chiesto scusa né mai si sono ammesse le cose. La sera l'ho fatto io, la sera del voto in cui abbiamo votato il commissario, io personalmente da capogruppo precedente che interveniva, ho detto chiaramente che ci assumevamo la responsabilità di quello che era avvenuto, la responsabilità politica, perché io non amministravo le farmacie, però quella politica ce l'ho. Quindi, poi, giustamente voi andrete avanti a crocifiggerci tutte le volte fino a che le farmacie non torneranno inutili. Sta nel gioco delle parti, però diciamoci che è il gioco delle parti e che anche questo non aiuta a risolvere il problema delle farmacie.
non è la soluzione, serve alla politica per fare battaglia politica. E allora diciamoci chiaramente, ognuno di noi su questa cosa fa battaglia politica, noi chiaramente siamo, come dire, un pochettino in difficoltà per usare un eufemismo, voi siete all'attacco, ma questa cosa non risolve il problema delle farmacie. Come non risolve il problema delle farmacie avere un atteggiamento in commissione e un atteggiamento in consiglio. Non dirò come e quando, ma a me è stato detto a un certo punto in una discussione di un'altra commissione, sono stato richiamato da un consigliere comunale che mi ha detto: consigliere Rivolta, lo vuole capire o no che noi dobbiamo collaborare? Impari dal dottor Finazzi come si sta mettendo a disposizione con un ottimo lavoro sulle farmacie. Sono tutte registrate le commissioni. No, quella forse è quella che non era stata registrata. Mi fu detto e gli dissi: peccato che tu hai votato contro. Vedo che qualcuno dall'altra parte sorride, quindi conferma quello che ho detto. E gli dissi: peccato che tu hai votato contro. E disse: no, non è vero, ma d'altronde noi ci stiamo anche abituando a questi cambi repentini di opinione e di pensiero. Come anche è stato detto chiaramente in commissione, a qualcuno è sfuggito, beh, è evidente che serve un prolungamento dei tempi. Ma pace! Appunto, ritorniamo, è la battaglia politica e ognuno fa la sua battaglia politica, ma ribadisco, la battaglia politica non serve a risolvere i problemi delle farmacie. Veniamo un po' ad alcune cose. I documenti, la circolazione dei documenti, questo cosa che è successo l'ultima volta. Allora, la maggioranza, no, partiamo da un altro fatto. Io poi chiederò al Presidente Vavassori di ricostruire quante volte ci siamo visti in questi mesi, al Presidente Vavassori, quante volte ci siamo visti in questi mesi per discutere di farmacie. Così si capisce che sarà anche che la pappa è sempre pronta, ma insomma la pappa viene discussa in continuazione. Quindi se si vuole inserire e intervenire, si può inserire e intervenire, perché io ricordo un buon numero di commissioni sulle farmacie e fino a un certo punto anche un buon livello, come dire, di condivisioni delle soluzioni. Il sospetto è che nel momento in cui, lo dico toccando legno, toccando ferro, tutto quello, si arriva verso la soluzione, la conclusione, giustamente l'opposizione dica: beh, forse conviene che questa di proprio di consegnargli la soluzione, così no, e quindi facciamo un po' di battaglia politica. Ma questa è una cattiveria delle 23.06. Però, appunto, ribadisco, vorrei che si verificasse quante volte in commissione ci siamo visti. E veramente io inviterei chi vuole ad andare anche a vedere che poi in fondo molto spesso ci siamo confrontati sulle cose concrete con grande assonanza e che quindi poi la discussione questa sera che parte dalla necessità di prolungare e la necessità di prolungare è legata a fatta, come dire, a eventi che si sono prolungati nel tempo, perché il risanamento dell'azienda non è così facile. Mi fa sorridere il pensiero che si dica com'è che c'erano già tutti pronti in Bianchini. Vi racconto questa cosa. Io sto rifacendo il tetto di un capannone in Eternit e quindi ho fatto la comunicazione all'AS. Il direttore dei lavori mi ha detto: Rivolta, tutto perfetto e preciso, perché in questo momento nessuno sta facendo i lavori, ci sono aziende a spasso e l'ASL ha molto più tempo per andare a controllare i cantieri. Quindi stupirsi che in questo momento un'impresa edile sia a disposizione per fare dei lavori, detto da chi mi sembra di capire fa l'imprenditore, è quantomeno un po' bislacco. Però è così, è un po' strano dire: ah, è tutto pronto, è tutto qua. Poi, certo, che era una delle azioni messe in campo da subito, però dire come mai ci sono gli imbianchini a spasso è bello, è curioso, insomma. Dopodiché, tornando a quello che ci siamo detti, i documenti erano in mano alla maggioranza. Sì, i documenti sono in mano alla maggioranza. Si è aperta una commissione, si è fatta l'illustrazione, si è detto fra una settimana si fa la discussione, la maggioranza aveva i documenti il giorno prima. Sì, è normale. Siamo stati scelti per governare la città, il piano industriale di un'azienda che appartiene al comune di Sesto, quindi è governata dall'amministrazione comunale, è una delle scelte strategiche che la maggioranza fa e che quindi discute. Il problema non è se è tenuta segreta, il luogo della discussione nelle scelte che si fanno, quelle per esempio rispetto al contratto, rispetto a che trattativa fare, rispetto ad alcune cose, sono scelte industriali, ma sono anche scelte di politica industriale, in cui la politica, viva Dio, deve metterci becco.
non deve metterci i politici nelle farmacie, il Consiglio di amministrazione, ci deve mettere la politica nelle scelte industriali. Perché se no non sappiamo che cosa ci divide tra noi e voi. Non questa cosa. Credo che tra noi e voi ci dividono scelte di politica industriale rispetto al Paese. Tra me e il 5 Stelle ci divide una politica industriale di questo Paese. Ma viva Dio, perché se invece avessimo tutti la stessa idea di politica industriale, tutti la stessa idea di non saremmo divisi, non ci sarebbe una maggioranza, non ci sarebbe un'opposizione. Cioè, ci sono delle cose che ci dividono, la maggioranza si è vista e ha discusso di che indirizzi dare rispetto a questa cosa e il giorno prima ha anche discusso del piano industriale. Scusatemi, io capisco che voi non siete forze di governo, ma se foste forze di governo fareste lo stesso. Il problema è che quel piano industriale il giorno dopo era alla commissione, quindi non è stato tenuto segreto, ma prima di arrivare in commissione è oggetto di una discussione nella maggioranza. Fatto normalissimo, ovunque si governi, ovunque si governi, i documenti vengono discussi e presi in considerazione e si discutono gli indirizzi da dare a quei documenti, ovunque. La cosa scandalosa sarebbe se non fosse stato discusso in commissione il giorno dopo. Non solo, si è fatta l'illustrazione e si è detto fra una settimana si ritorna. È assolutamente normale. Come è anche normale, qualche volta, che i documenti abbiano una tempistica in cui diventano pubblici. Non è che non devono diventare pubblici i documenti, no. Non giochiamo con i fraintendimenti. Esiste una tempistica con cui diventano pubblici i documenti. Se sto facendo una gara per assegnare il magazzino, o se sto facendo delle scelte, forse esiste il momento in cui alcune cose possono essere pubbliche, altre potrebbero condizionare l'esito di alcune scelte, di alcuni percorsi. Guardate che le decisioni che riguardano alcune aziende si chiudono a borsa chiusa, si comunicano a borsa chiusa, cioè non è un fatto stratosferico, è un fatto normale. E questa è la differenza. Tant'è vero che il piano industriale ce l'abbiamo tutti in mano, non è stato nascosto. Poi qualche spiritoso si è divertito a passare i documenti o a far credere di passare i documenti. Sono anche abbastanza oramai, il consigliere La Miranda lo conosco, oramai ci conosciamo da 7 anni, fa sempre, come dire, la parte di quello che ha in primis i documenti, cioè, credo faccia parte del gioco delle parti, va bene. Perché sennò diventa invece un origliare, quindi preferisco pensare che è un gioco delle parti. Veniamo a un paio di cose. Sì, sappiamo anche qual è il percorso, ma chi se ne frega, cioè, ma veramente, ma un bel chi se ne... Anche questo non contribuisce a risolvere i problemi delle farmacie. Tutto questo, col problema delle farmacie, come si dà un piano industriale alle farmacie, c'entra poco. C'entra la polemica politica e questa va bene, ci tocca. Rispetto a... i farmaci per indigenti, io credo che se andate a riprendervi tutti i consigli comunali, io ho sempre chiesto per quale ragione non fossero, come dire, contabilizzati in maniera diversa, quindi anche questo consiglio era un consiglio gratuito, non mi è stato pagato, consigliere La Miranda, pace, me ne faccio una ragione, sì, esatto, ma si figuri, ma guardi, ma se mi dovessero pagare per il consiglio che ho dato in politica sarei un uomo ricco, magari no perché non erano tutti buoni, anzi, molti erano sicuramente cattivi, ma pace. Io credo che c'è una cosa che vada sgomberata, però seria, su cui dobbiamo far chiarezza. Perché invece qualcuno ha deciso che su questa cosa un po' ci... giochicchiava, l'esposizione bancaria e i debiti delle farmacie. Questo sì è un danno alle farmacie, all'azienda, soprattutto nel momento in cui stai facendo un'asta. Questo sì è sbagliato ed è scorretto. C'è l'assegnazione del magazzino, ho usato il termine sbagliato, c'è stato un bando di pubblico per l'assegnazione del magazzino. Se noi andiamo in giro a dire delle cose non vere rispetto ai bilanci delle farmacie o le diciamo in modo che siano fraintese, questo aiuta o non aiuta le farmacie comunali di Sesto? Diciamocelo, aiuta o non aiuta? Non aiuta.
Allora, che è un'azienda che ha 2 milioni di euro di buco, quello che è, non, le cifre non... abbia un'esposizione bancaria forte, scusate, io ho massimo rispetto delle competenze di legge dell'avvocato La Miranda, delle competenze della professoressa Landucci, uso la professione non per dileggiare, ma perché ognuno di noi ha una professione e una competenza, ma che un'azienda che ha 2 milioni di euro di buco abbia un'esposizione bancaria è un fatto, come dire, ovvio, perché altrimenti avrebbe delle risorse proprie, e se avesse delle risorse proprie non saremmo qui a parlare di come ripianare il buco. È un fatto, e non sono farmaci non pagati o cose di questo tipo rispetto ai farmaci. Cioè, si è voluto a un certo punto in qualche comunicazione confondere i farmaci per indigenti e l'esposizione bancaria. Si è voluto l'esposizione. Non sto parlando di lei, consigliera Landucci. Lei ha parlato dell'esposizione bancaria. A parte che io sono convinto che anche nelle prime commissioni il consulente Tranchida abbia parlato chiaramente della necessità di liquidità dell'azienda e di difficoltà. Quindi non c'è nulla di nuovo. Non c'è nulla di nuovo. Speriamo assolutamente nel bando del magazzino, perché quello può dare, per esempio, un po' di liquidità immediata. Però usare questa cosa del buco, dire non vi hanno raccontato che c'è un buco in più. Sì, fa bene alla polemica politica, fa male alle farmacie, perché non c'è. Allora, quella roba lì non c'è, c'è l'esposizione bancaria. L'esposizione bancaria e il buco di un'azienda e il bilancio vanno insieme, non è che è una roba in più. Non è una roba in più, è una roba che va insieme, che era già, che c'era già e che era chiaro. Allora usarlo per dire che c'è qualcosa che naturalmente non è stato raccontato è insinuare e dire una cosa non vera, perché è chiaro che il buco corrisponde a un'esposizione bancaria, corrisponde a una serie di cose. Anzi, chi sa e conosce i bilanci sa che se tu vuoi occultare tutto quello che vuoi occultare del bilancio di una società, ce la fai finché non ti esplode l'esposizione bancaria. A quel punto non riesci più a tappare nessuna falla. Quella è la roba che si accende e che ti dice non puoi più fare nulla. È nella sostanza quello che è avvenuto. Quindi adesso dire non vi è stato raccontato che c'era un buco in più non è vero. Non è assolutamente vero ed è invece un danno. Non è vero, invece questo procura un danno magari in un certo momento. Io chiudo dicendo che quando noi abbiamo fatto la scelta del dottor Finanzi come consulente, abbiamo fatto una scelta di cui si è assunta la responsabilità. Il dottor Finanzi è l'uomo di fiducia del sindaco dentro le farmacie. L'abbiamo abbinata a due consulenti che stanno facendo il lavoro, di un certo tipo, che io ritengo tutti abbiamo poi in commissione considerato positivo, poi stasera in consiglio facciamo quello che facciamo. Sono due cose diverse, sono due cose che viaggiano insieme. Non capisco per quale ragione non riconoscere che c'era, una scelta di governance dell'amministrazione comunale, di assunzione della responsabilità e di consulenza di due persone, e che tra l'altro il tutto costa molto di meno, come è stato detto più volte, della precedente gestione. Ecco, io grazie. Vado a chiudere. Grazie. Credo di aver sviscerato tutte le cose, spero che di aver contribuito a rimettere i piedi nel piatto. Poi so che la discussione questa sera dovrà avere questa piega, perché è troppo ghiotta come occasione, e va bene, pace. Grazie consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola la consigliera Francioso. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, che responsabilità parlare dopo Rivolta. Due precisazioni. La prima sui documenti. La questione non è, secondo me, secondo noi, che voi ne discutiate prima. È ovvio che voi discutiate del piano industriale prima e all'interno di una vostra riunione di maggioranza. È un dato di fatto e nessuno si aspetta che voi non facciate così. Sarebbe stupido se voi veniste a discuterne con noi senza averne discusso tra di voi prima. La cosa brutta
la cosa brutta è stata che c'è stato chiaramente detto che i documenti a noi non ci vengono dati per tempo, perché sennò poi noi li diamo alla stampa. Tra parentesi, la stampa era già in possesso dei documenti prima che noi avessimo copia della documentazione, perché noi la documentazione l'abbiamo avuta giovedì mattina. Non solo, la convocazione della commissione di mercoledì prevedeva semplicemente la discussione della delibera di stasera. Il piano industriale l'avremmo dovuto discutere il 18, per cui secondo me, per come avevo inteso la convocazione, i documenti del piano industriale noi li avremmo visti il 18. Però questa potrebbe essere una mia malinterpretazione. Per quanto riguarda invece il buco in più di cui si è fatto cenno, è stato Tranchida a dirlo. Tranchida ha detto che è dovuto andare a rinegoziare la maggior parte dei nostri contratti con i fornitori perché non aveva più i soldi per pagarlo. Beh, prima e adesso non c'è data contezza, cioè noi non sappiamo niente dei conti. Non sappiamo come chiuderemo il 2013, non sappiamo neanche come chiuderemo il 2012. Sempre i rumors cittadini, e io oso dire che quando arrivano alle mie orecchie sono quasi delle certe verità, perché sono l'ultima a sapere tutto, è che c'è un buco di quasi 1 milione di euro di insoluti su fatture non pagate. Poi voglio essere smentita e spero di essere smentita. Comunque. La delibera in discussione stasera quindi prevede l'approvazione di un'ulteriore modifica dello statuto per concedere altri 90 giorni al commissario per poter finalizzare il processo di risanamento delle farmacie. Quindi voi ci state di fatto chiedendo, oltre ai 6 mesi precedenti, altri 90 giorni. La domanda è per far che cosa? Per ripianare un buco di cui in realtà ad oggi non abbiamo ancora, come detto prima, inteso l'entità? Voi volete altri 90 giorni, ma a fronte di quali numeri? Voi ci state chiedendo ancora una volta di accettare qualcosa a scatola chiusa. E in questo caso non è accettabile. Il miracolo laico di cui l'assessore Di Leva si vantava nel 2010, che con l'utilizzo del magazzino e i fondi, eccetera, eccetera, avremmo visto viaggiare le farmacie, si è rivelato un buco nell'acqua. Poi probabilmente il rischio di impresa, l'ottimismo del rischio di impresa. Però un conto è fare il rischio di impresa con i propri soldi. La farmacia privata fallisce, il farmacista si fa i suoi conti. Ma qua il rischio di impresa lo state facendo anche con i vostri di soldi, non solo con quelli di chi c'è fuori. Perché qua tutti quanti noi paghiamo le tasse. E a me pensare di pagare una tassa di scopo per andare a ripianare un danno che io non ho commesso, mi fa arrabbiare e dovrebbe far arrabbiare tutti quanti voi. Leggendo la relazione di revisione, quella che è stata poi utilizzata per presentare la documentazione alla Corte dei Conti, si dice in fondo: gli effetti delle differenze riscontrate rispetto ai soldi di bilancio, in particolare con riferimento al valore di inventario di magazzino, comportano l'azzeramento del patrimonio netto aziendale. Poi io sono biologa, però a me questa cosa non piace leggerla, mi fa molto paura. Ecco, a me risulta che una società privata, e in parte l'azienda speciale si deve rifare alla legislazione delle aziende private, nelle medesime condizioni dovrebbe presentare i libri contabili in tribunale per richiedere istanza di fallimento. E allora di che cosa stiamo parlando? Su che cosa stiamo deliberando? Stiamo deliberando di tenere in vita un'azienda che è fondamentalmente già morta? Magari no, magari sono io che sono pessimista, ma ormai non è la prima volta che me lo sento dire, probabilmente stasera me lo sentirò dire di nuovo. La relazione, sempre quella dei revisori, riferisce chiaramente che l'azienda, e qua cito, manca completamente di procedure formalizzate per quanto riguarda l'area finanza e contabilità e la gestione appalti, forniture e spese in economia, i cui regolamenti non sono stati rinvenuti in azienda neanche su nostra esplicita richiesta. Tornando allo statuto che andiamo a modificare stasera, l'articolo 48 chiaramente dice che il Consiglio di amministrazione adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali. In questi primi 180 giorni, non so, me lo sono perso probabilmente nella commissione in cui c'ero, il direttore ha cercato di mettere in piedi questi regolamenti?
oppure siccome siamo commissariati questi regolamenti non verranno sviluppati o non verranno implementati, perché è grave anche questa cosa. Però magari ci sono e se magari riuscissimo a averne copia prima di giovedì mercoledì prossimo sarebbe una cosa carina. La domanda è un'altra domanda, per quale ragione è stato necessario richiedere e pagare una due diligence per ottenere queste informazioni? Sarebbe stato sufficiente attuare tutti i controlli dovuti in capo all'amministrazione. In questi giorni mi sono letta, giusto per farmi venire il buon umore, i verbali degli ultimi consigli comunali durante i quali si è discusso dei bilanci precedenti delle farmacie, non solo quello di dicembre dell'anno scorso, di novembre del 2011 e di ottobre del 2010. E non si può certo dire che non eravate stati messi in guardia. Il 3 di ottobre del 2011, in occasione dell'approvazione del bilancio 2010, viene detto dal consigliere Nicosia che se i conti fossero stati fatti con il medesimo metodo dell'anno prima, perché nella discussione si dice che il bilancio ha subito una modifica nella ricalcolazione, la perdita del bilancio 2010 si sarebbe dovuta assestare a 700.000 euro, azzerando già allora quasi in toto le riserve. Allora io mi domando, per quale ragione il consigliere Nicosia vi ha dovuto dire una cosa del genere? E soprattutto per quale ragione a nessuno è venuto il dubbio di dire ma magari c'ha anche ragione, cioè facciamo un controllino. Cioè a nessuno, stiamo discutendo adesso una cosa che 3 anni fa era chiara. E nel frattempo stiamo cambiando il contratto ai dipendenti e va bene. Stiamo pagando 500.000 euro di fondi residui che magari avremmo potuto utilizzare per far fronte a spese dell'anno prossimo, che non sappiamo come andrà il 2014, quanti trasferimenti arriveranno dallo Stato. E intanto noi abbiamo impegnato 500.000 euro dei nostri fondi residui in questa operazione. Non solo, ma a prescindere dagli altri comunicati che ha citato la consigliera Iosa, io ho citato il comunicato di Sesto nel Cuore. Loro fanno presente che la trasformazione in SRL potrebbe far configurare un reato. E ho detto in consiglio comunale quel sabato pomeriggio quando eravamo qua a discutere di variazione, vorrei sapere se questo è vero, perché se si palesa anche solo l'opportunità di fare un atto illegittimo o illegale, forse ci dovremmo fermare un attimino e dire non bastano 90 giorni, ne servono molti di più per rivedere tutto. Comunque, il punto fondamentale secondo me è che qua mancano i numeri e voi ci state chiedendo 90 giorni in più sulla base di nessun numero. Ci avete presentato un piano di industriale, ma su quei numeri si basa quel piano industriale. La due diligence è stata chiarissima. Cioè non c'è certezza di quello che è stato. Ci sono delle ombre addirittura sul bilancio del 2011. E noi stiamo costruendo un piano industriale da qui ai prossimi 3 anni su 2 numeri che ad oggi non si sa se sono completamente reali? Oppure voi sapete che sono reali, ma allora dateci copia del bilancio così anche noi potremo apportare nella maniera corretta le consigli o le nostre proposte il 18 quando si discuterà apertamente del piano industriale. A fronte di che cosa noi possiamo darvi o proporvi un'alternativa? Potremmo soltanto dire sì o no all'SRL, sì o no alla copertura di un debito che non si sa bene com'è, sì o no alla trasformazione del contratto, ma poi se i dipendenti dicono di sì, buon per loro. Per cui secondo me qua bisognerebbe veramente fermarsi e io sono convinta che 90 giorni non sono sufficienti. E per quello l'ho anche fatto presente in commissione, ho detto ma noi siamo sicuri che 90 giorni bastano, altri 3 mesi bastano, devono bastare, sì, ma per fare le cose di corsa non vorrei che mettessimo un dito in una crepa di una diga, perché non è la soluzione. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi, non ho più interventi. Si è prenotato il consigliere Nossa, la facoltà, prego. No, niente, cerco di essere veloce vista l'ora. In realtà la delibera parlava, diciamo, di un qualcosa di diverso di quello che abbiamo parlato noi stasera, ma è corretto che sia così, nel senso che noi parlavamo
della modifica dell'articolo 7 bis aggiungendo un paragrafo. Poi giustamente abbiamo parlato anche di altro, perché il tema delle farmacie, essendo consiglieri di un comune che è stato San Giovanni, avendo delle farmacie, è un grossissimo problema. Sottolineo la parola grossissimo, evidentemente ci sta a cuore ed è giusto che sia così. Alcune cose che ho scritto mentre parlavano, diciamo, dei miei colleghi. Il piano industriale. Io sono anni che non vedo un piano industriale privato o pubblico che si basa su investimenti, si basa solo su un taglio dei costi. Questo piano industriale come taglio dei costi è fantastico, taglia tutti i costi possibili e immaginabili, da 36 ore vanno a 38, quindi va benissimo, non ci sono più le consulenze, non ci sono più tantissime altre cose, non c'è più il CDA, perfetto. Mi mancano i ricavi, cioè mi mancano le prospettive future. È un piano industriale che secondo me è dimezzato. Io ho usato un'altra parola in altri momenti che non sto qui a ripetere. Comunque è un piano industriale che a me lo vedo un po' fumoso, diciamocelo un po' a chiarito. Però questo è il mio punto di vista, sottolineo, mi auguro che non sia così. Però visto che abbiamo parlato di piano industriale, era corretto evidenziare anche questo. Però ripeto, sono anni che non vedo piani industriali, privati o pubblici, che portino a uno sviluppo futuro, a un investimento, a una programmazione. È solo un taglio di costi, sono tutte politiche a breve. Questo vale in tantissime cose, nei piani industriali ne sono la decalcomania, passatemi il termine, di ciò che succede dal privato al pubblico. Ho sentito in più interventi accennare a 90 giorni sono troppi, 90 giorni sono pochi. Io sono del parere per questo tipo di conduzione delle farmacie, fatta così in questo momento, non sono pochi 90 giorni, ma non sono neanche tanti, cioè non è questo il senso. È il senso di come si vuole incidere su questa azienda e soprattutto su cosa si vuole incidere. Perché se si incide su un cambio di contratto, secondo me ci può stare, l'avevamo anche approvato tempo fa e quindi va bene. Ma non è tanto il fatto del cambio del contratto o meno, sono le prospettive future. Sono prospettive future che in un ambito, diciamo, di non piano industriale, di piano industriale dimezzato, vedo, io continuo a dire dal 2008, mi dispiace ripeterlo, queste aziende hanno il fiato corto. Io la frase che continuavo a dire era costantemente questa. Tanto è vero che nel 2011 noi come forza ci siamo astenuti perché il bilancio non ci convinceva, se vi ricordate. Ma al di là di questo, che non è un merito, il merito era forse insistere più pesantemente e far capire forse più pesantemente che avevamo delle ragioni solide per identificare questa nostra posizione. Ma non essendo nel CDA ed essendo una forza politica, diciamo, minoranza nella maggioranza come contenuto e come numeri, si era tentato di fare qualcosa, ma è corretto così, non ci sono problemi. Noi sulle farmacie siamo veramente in disarmo, se mi passate il termine brutale, nel senso che ne abbiamo provate in tanti, abbiamo cercato di dare consigli, abbiamo provato a dare delle soluzioni che sicuramente potevano, magari saranno anche state sbagliate, ci mancherebbe altro. Però essendo, come dicevo all'inizio dell'intervento, un'azienda che da tanto è sul territorio ed è un'azienda dei cittadini se stessi, non è di N persone o di N amministratori, e in questo mi sembra che la Giunta abbia più volte rimarcato che l'azienda è dei cittadini se stessi e si sta facendo di tutto per salvarla, essendo quindi di tutti è veramente è la condivisione che diceva prima, mi sembra di aver capito la consigliera Iosa, che cosa significa questa parola. Condivisione è sicuramente fare delle scelte, ma non il più possibile unanimi, ci mancherebbe altro, ma il più possibile vicine alla realtà e il più vicine possibile alla risollevazione di questa azienda. Se poi la condivisione significa che l'input arriva da un qualcuno o da un qualcosa che non è parte integrante della maggioranza, ma che dalla maggioranza viene vista come qualcosa di positivo, ben venga. L'esempio che faceva prima la consigliera Franciosi del consigliere Nicosia, della passata consigliatura, è un esempio triste, nel senso che sì, aveva detto anche tante altre cose, detto sinceramente, che non sono state menzionate correttamente perché non erano molto giuste. Però questa in effetti poteva essere corretta. Ma il problema è che quando esiste un CDA, quando esiste una conduzione ed esistono dei bilanci che sono a questo punto certificati,
Il non economo, ma il politico in questo caso, si basa su questi fatti e cerca di arrivare a una, come dire, una giusta votazione pensando quello che sta votando sia una cosa corretta in questo caso. Poi c'è magari chi è più portato, c'è, come diceva prima, chi è biologo, chi è magari avvocato, chi è magari professore, chi è magari informatico, faccio gli esempi. Ognuno ha delle proprie propensioni, delle proprie, come dire, scalfiture nel proprio carattere, nel proprio pedigree lavorativo, passatemelo. Il problema, ripeto, è che non ci siamo accorti di come l'azienda stava andando. Sicuramente 90 giorni, al mio punto di vista, non sono sufficienti, ne servirebbero molti, ma molti, ma molti di più. Ma non è tanto il tempo, è per quale scopo. Cioè, che cosa vogliamo fare di questa azienda? Perché lo dico sinceramente, si sono sentite molte cose di questa azienda, ma sentire solo ed esclusivamente parlare del fatto che l'azienda ha dei debiti, che si tenta di coprirli in un certo modo, con certe situazioni, non so se la toppa, come dice il collega Rivolta, a volte è meglio del buco o viceversa, nel senso che, ripeto, hanno il fiato corto, ma non vorrei che il poco ossigeno che in questo momento possono avere con certe azioni glielo stiamo tirando via o gli stiamo dando una bombola di smog anziché una bombola di ossigeno. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola il consigliere Foggetta, ne ha facoltà, prego. Sì, allora questa sera l'idea era quella di parlare solo in dichiarazione di voto per tutte e tre le delibere, essendo tre delibere molto tecniche, ma siccome lo sport preferito di questo Consiglio Comunale evidentemente è la corsa e l'uscita fuori tema, entriamo in questa discussione, che tra l'altro ha visto molti interventi anche con cose ultra condivisibili sia da questa parte che da quella, quindi non è una discussione vuota, ma non riguarda purtroppo la delibera nella sua specificità. Mi sembra chiaro da molto tempo, abbiamo un problema rispetto alla questione farmacie e citando la consigliera Landucci, scusate, abbiamo sbagliato per anni, non è stato detto da questa maggioranza. A me sembra che le responsabilità, questa amministrazione, questa maggioranza consigliare si sia presa in pieno la propria responsabilità, soprattutto nei nomi e nei volti dei consiglieri che partecipavano alla vecchia consigliatura. Dopodiché cilicio e autoflagellazioni non sono pratiche che ci appartengono magari ad altre parti, non a noi e non a questa maggioranza. Abbiamo un problema e noi pensiamo che si debba risolvere attraverso una serie di passaggi che che abbiamo tra l'altro tirato fuori in un ordine del giorno nell'assemblea degli iscritti della Federazione della Sinistra. Questi passaggi sono quello innanzitutto di perseguire per vie legali chiunque abbia responsabilità dolose rispetto al bilancio. Questo per ricordare che la partita del cercare i responsabili, se i responsabili ci sono, non è una questione chiusa solo alla minoranza, ma anche noi non lasceremo andare chiunque abbia colpe che vengano accertate però non da un tribunale politico ma da organi competenti, perché è troppo facile, se no partono le cacce alle streghe. Poi un altro punto è la soluzione rispetto alla questione del magazzino. E per ultimo un percorso di trattativa con i lavoratori, e questa sera mi pare che il comunicato letto dalla sindaco a inizio seduta sia una buona notizia rispetto a questo. Se poi parliamo, come si è parlato, di passaggio SRL, anche qui abbiamo le nostre titubanze, non ci opporremmo a questo passaggio in caso ci vengano garantite due cose, che sono appunto che questo sia condiviso a maggioranza dalla maggioranza dei lavoratori. Purtroppo su questo c'è stato un no per adesso da parte dell'RSU,
però pensiamo che possa essere in questo dibattito importante anche il secondo punto, che è quello che la SRL mantenga le caratteristiche previste, qui leggo, purtroppo non sono bravo come il consigliere Lamiranda in queste cose, quindi previste dalla sentenza del TAR Lombardia sezione terza dell'8/4/2013, numero 861, che tale da configurarsi questa SRL come, sebbene ente privato, come organismo di diritto pubblico. Questo potrebbe essere un fattore che potrebbe rivedere un attimino le trattative anche rispetto alla questione SRL con i lavoratori. Un punto a nostro favore, un passo avanti, secondo me lo facciamo questa sera, perché si è parlato, la consigliera Landucci poco fa diceva le farmacie sono proprietà dei cittadini, sono una cosa pubblica. Io penso che questo sia un punto a nostro favore, visto che negli ultimi non so quanti anni, negli ultimi dal 54 forse, si continuava a richiedere la privatizzazione delle farmacie. Quindi penso che questa sera un traguardo l'abbiamo raggiunto. Permettetemi un'ultima battuta. L'altra volta abbiamo dato la relazione a tutti i consiglieri ed abbiamo cercato la talpa da quella parte. Questa volta la cerchiamo di qua. La prossima volta mandiamola direttamente alla stampa e speriamo che qualcosa arrivi anche a noi, non si sa mai. Grazie. Grazie al consigliere Foggetta. Chiesto la parola al consigliere Romanirlo con il raddoppio dei tempi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Prima di parlare delle farmacie, voglio comunque parlare delle farmacie dando una notizia che è apparsa domenica sul Giorno, perché poi qui ci troviamo in Consiglio Comunale sempre ad affrontare i problemi sulle emergenze. Fino a pochi mesi fa rincorrevamo i problemi della polizia locale, adesso stiamo rincorrendo i problemi delle farmacie. Ogni tanto stemperare anche un po' il clima riportando quelle che sono le note positive farebbe bene poi anche a ciascuno di noi, ci renderebbe meno frustrati nell'esercizio dei nostri compiti. Pare che le farmacie di Sesto, grazie a un lavoro congiunto tra Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, siano le più sicure, dove si fanno meno rapine di altrove. Questo è quello che ho letto sul Corriere, quindi vuol dire che sostanzialmente funziona anche la sinergia tra le forze dell'ordine per aumentare quel clima di sicurezza che veniva messo in discussione qualche mese fa, quando a un certo punto abbiamo abolito il turno di notte della polizia locale. Quindi merito ai nostri vigili, ai carabinieri, alla polizia, che dal punto di vista della sicurezza rendono le farmacie un luogo sicuro. Tra l'altro credo che ci fosse anche la testimonianza di un farmacista che voleva portare questo esempio alla Federfarma, dove appunto sappiamo che le farmacie sono quelle che sono più oggetto di altri delle rapine, soprattutto in prossimità dell'orario di chiusura. Quindi il fatto che in una operazione organizzata e sinergica si facciano vedere le forze dell'ordine anche entrando a volte nelle farmacie, questo aumenta sicuramente la sicurezza. Ciò detto, io riprendo un po' di temi che sono già stati espressi e uno di quelli di questi temi è quello che ha detto il consigliere Rivolta. Molte volte partecipiamo alle commissioni dove si dicono delle cose e arriviamo in consiglio comunale dove se ne dicono altre, e questo mi dispiace, perché poi è giusto la battaglia politica, però bisogna anche mantenere una certa linearità di comportamento. Voglio dire, se in commissione ci esprimiamo a favore di un punto, non è che possiamo venire qui e rinnegarlo. Facciamo la battaglia politica, facciamola sui contenuti, cercando anche di mantenere una certa linearità. Molte delle affermazioni che sono state fatte stasera, che sono state tutte affermazioni negative, e io vi chiedo, un'amministrazione che è la prima che fa un'operazione di questo genere,
che è andata a vedere dentro le farmacie, sta rivedendo il contratto e a questo proposito abbiamo avuto l'indicazione e la comunicazione del sindaco che siamo giunti a una preintesa. Sta rivedendo la società, cose che prima non erano neanche lontanamente state ideate. Possibile che non ci sia qualcosa di positivo da rimarcare? Cioè, anche dal punto di vista statistico, possibile che una cosa... Voglio dire, le persone che poi nei vari comunicati in queste ultime settimane si sono schierate a favore dei lavoratori, possibile che non rimarchino il fatto che stasera abbiamo un accordo con i lavoratori? Non merita questa cosa non merita di essere presa in considerazione, di essere apprezzata? Non lo so. Quindi, ripeto, io fino adesso ho apprezzato il lavoro comunicativo che è stato fatto all'interno delle commissioni. Quello credo che sia il luogo istituzionale dove debba essere affrontato, sviscerato. È sviscerato il problema. La frequenza delle commissioni e la quantità di informazioni, chi prima e chi dopo, è stata fino a questo punto credo assolutamente soddisfacente, anche quando si è prospettata lo spostamento della farmacia alla Pelucca, mi ricordo che c'era stata una presentazione prima che ciò avvenisse da parte del dottor Tranchida, dove appunto faceva vedere anche i dati relativi appunto alla situazione economica di come sarebbe evoluta con lo spostamento. Ora però non lamentiamoci se il dottor Tranchida è stato così bravo a spostare la farmacia in un tempo assolutamente inimmaginabile. Cioè voglio dire, non deve essere presa come cosa negativa questa. Almeno questo, voglio dire, le cose negative ce ne sono, perché voglio dire, veniamo da anni di disastri, non lo scopriamo oggi, qualcuno lo aveva già capito anni fa, c'è un ordine del giorno che risale al 2009 che porta appunto la firma della maggioranza dove veniva data evidenza di alcune criticità, queste criticità sono emerse in tutta la sua drammaticità nella due diligence che è stata fatta, ricordiamocelo. È stata fatta una due diligence. Ora, a questo punto, ecco qui c'è anche l'ordine del giorno, quindi del 25 maggio 2009, poi dopo ve la passiamo, poi questa copia qui. Poi a un certo punto, ecco... adesso, sempre questa adombra, io non so cosa c'era sotto, io la... No, io non c'ero nel 2009, lo so, me l'hanno detto loro che c'era questa cosa, adesso la vedo, ve la passo così la leggete e ve la ricordate. Andiamo avanti, consigliere. No, allora, il fatto che vi ricordate quello che viene detto due sedute prima mi fa piacere, perché vuol dire che quello che si dice in commissione ve lo ricordate, quindi sostanzialmente... No, ma però... io volevo entrare poi nel merito di alcune puntualizzazioni, perché poi a un certo punto si parla di cifre paurose relative alla redditività per addetto. Siccome poi tra l'altro la presentazione del dottor Tranchida è stata molto precisa e esaustiva, anche qui io non parlerei di cifre paurose di redditività per addetto, anche perché qui rispetto a un 300.000 di fatturato media nazionale, le farmacie di Sesto si attestano a 274.000, quindi siamo intorno a un meno 10% di quella che è la media nazionale. Ecco, meno 10% è un dato significativo, ma non lo riterrei pauroso. Poi a un certo punto si è messo in discussione che non sono state ridotte le consulenze. In realtà anche questo viene evidenziato nel piano industriale, che il numero di ore settimanali è stato ridotto, tanto è vero che poi a un certo punto, adesso non mi ricordo bene i numeri, però pare che arriviamo addirittura a una riduzione della quota intorno al 50% degli euro che sborsiamo per le consulenze. E per le consulenze esterne.
Però quello che non ho ancora capito, perché poi fare la lista delle spese, delle cose che non vanno è facilissimo, basta prendere la due diligence e leggersela, imparare a memoria. Io quello che non ho ancora capito è la posizione dell'opposizione. Cioè, cosa vuole fare poi di queste farmacie? Cioè, no, ma se le farmacie sono un bene di sesto, non siamo noi che dobbiamo fare, noi della maggioranza, siamo noi consiglieri comunali che dobbiamo fare. E allora, se è un bene di tutti, devono essere chiare le posizioni. Io ancora non ho capito, dopo un certo numero di commissioni, ho capito quelle cose che non vanno, perché poi sono le stesse cose che in maniera imprecisa vengono ripetute in consiglio comunale, ma io non ho ancora capito. Leggo dei comunicati dove a giorni alterni ci si schiera con i lavoratori. Poi ci si schiera con i cittadini di Sesto. Quello che sarà il percorso di quello che sarà anche il tema riguardante il recupero dei soldi è stato pianificato, è stato detto e verrà presentato a gennaio. A seguito. Per cortesia, consigliere Landucci, lei non è stata mai interrotta intervento, per cortesia. A seguito dell'approvazione del bilancio 2012. Però a me piacerebbe arrivare una volta in commissione e sentire le persone che partecipano, che seguono e dire: guardi, noi delle farmacie vogliamo che chiudano, ad esempio, che ne so, potrebbe essere una soluzione, vogliamo invece riconvertirle a qualcos'altro di diverso. Io ad oggi ho sentito dei grandi listoni delle spese, delle cose che non vanno, ma ci fosse stato uno che avesse detto: la mia idea della farmacia per il 2016 è questa. Non c'è stato nessuno. Ma al di là del documento, ma si può avere dentro di sé un'idea di quella che potrebbe... Però così non è possibile parlare! Per cortesia, no. Consigliera Landucci, per cortesia. Ma le vuole dire solo lei? Ma lei che non deve interrompere, consigliere Landucci. Lei è lei che non può... abbia la cortesia. Vada avanti, per cortesia. Andiamo avanti, prego. Questo mi piacerebbe. Poi dopo, voglio dire, sulle scelte si può discutere. Si può dire che, ad esempio, il debito lo riteniamo in una certa maniera piuttosto che lo riteniamo in un'altra. Su quello si può entrare. Però mi piacerebbe che la discussione fosse incanalata su una visione di quello che si ha delle farmacie, di quello che deve essere il futuro delle farmacie, di quello che deve essere il futuro dei lavoratori che lavorano nelle farmacie e quello deve essere il futuro dei cittadini che utilizzano queste farmacie. Ma io di questo non sento mai parlare. Mai. Mai, non sento mai parlare e quindi ho difficoltà a confrontarmi con il nulla, perché di fronte a me trovo il nulla di persone che non entrano sul pezzo, che quando vengono in commissione dicono una cosa, vengono in consiglio comunale e dicono un'altra, vanno sulla stampa e dicono un'altra ancora, e sono assolutamente disorientato e francamente sono anche stufo di perdere tempo a fronte di discussioni sterili, inutili, che non hanno, diciamo così, come contenuto principale quello di... Per cortesia, un attimo, ma mi dica, ma non sta insultando, sta solo facendo il suo intervento. A voi non mi ha interrotto nessuno, per cortesia, vada avanti. No, attenzione. Non è che ho detto che voi siete il nulla, io ho detto, attenzione, no, ho detto consigliere Romaniello, vada avanti. Il nulla dal punto di vista delle proposte che sarebbero utili ad alzare il livello del confronto. Io ho difficoltà a confrontarmi se poi di fronte non so neanche qual è l'idea che avete sulle farmacie. Non lo so. La mia è quella innanzitutto che a un certo punto si raggiunga un pareggio di bilancio, quello che venga garantito un posto di lavoro a 40 persone. A questo ce lo dirà il Finazzi lo dico io nessuno. Qualcosa, è così, è impossibile andare avanti, per cortesia. Sono stato 2 ore, ho fatto parlare lei tutti. Non deve dialogare con la consigliera, faccia il suo intervento, per cortesia. E lei, per cortesia, io ho notato che nessuno è stato disturbato da parte della maggioranza verso di voi. Fate la stessa cosa,
È così semplice. Io non, mi dispiace, non sono bravo come rivolta, quindi mi dispiace. Ma così, così non andiamo avanti, però vado avanti, su. Ma però Presidente, cioè... Scusi, Presidente. Cioè voglio dire... Voglio consigliere Landucci. No. No, ma scusi un attimo, ma adesso... Io perdo anche il... Io non riesco a concludere un ragionamento. Per quanto banale sia, non riesco a concludere un ragionamento di fronte a tanta maleducazione. È possibile che non riesca Romania, a concludere... Per cortesia, passiamo i torri, prego. Allora, ci si aspetta ancora, quindi, un mese ricco e già a cominciare dal 18, dove ci sarà l'opportunità di rispondere a tutte le domande che verranno poste. Io le mie le ho inviate via mail, quindi invito a tutti quanti, a quelli che vogliono e hanno dei dubbi sulla questione che è stata presentata, di porle queste domande, perché la disponibilità di Tranchida, di Finazzi, di Colasanto è sotto gli occhi di tutti. Approfittiamo di questo momento istituzionale per fare tutte le verifiche. Quando poi, si paventa una illegittimità, una illegalità nel andare a individuare una soluzione. È vero che può succedere di tutto, però io non penso che questa gente sia così stupida da andare a percorrere percorsi illegali. Non credo che arrivi a tanto. Dobbiamo anche, quando facciamo certe affermazioni, dobbiamo anche avere rispetto della professionalità di chi in questo momento sta lavorando per costruire un certo percorso, un percorso che sia credibile. Quando si esce dicendo che è probabile che la scelta sia illegale, è un'affermazione gravissima. O è illegale o non lo è. Adombrare dei seri professionisti che in questo momento si radunano magari in uno scantinato per fare qualcosa di illecito, francamente questo non mi trova, non mi trova molto d'accordo. Poi è chiaro che ciascuno di noi, in ambito della verifica di quelle che saranno le soluzioni proposte, può porre la questione. Però in maniera preventiva, adombrando che ci siano tre loschi figuri che si radunano per fare qualcosa di illegittimo, questo francamente non lo trovo corretto. Ripeto, approfittiamo dei momenti istituzionali che continuo a ripetere, sono le commissioni. Sulle commissioni possiamo porre tutte le questioni che vogliamo. A tutte le domande che abbiamo posto finora ci è stata data la risposta. Probabilmente non tutte le risposte ci sono piaciute. Probabilmente rispetto alla soluzione che verrà prospettata si potrà fare di meglio sicuramente. Però stiamo sul pezzo, facciamolo in maniera lineare, nell'interesse dei consiglieri comunali, di tutti i consiglieri comunali, perché dobbiamo anche noi acquistare credibilità nei confronti della cittadinanza di fronte a un evento di questo genere, nei confronti dei se stessi. Quindi questo che vi chiedo sostanzialmente. Dopodiché la critica, il confronto è bene che ci sia, ma che ci siano i contenuti, fatti su situazioni dove non si capisce bene qual è la posizione, diventa anche difficile creare un discorso serio. Grazie al consigliere Romaniello. Se non ci sono prenotazioni, farei la parola al sindaco. Prego. Grazie Presidente. Vorrei cominciare con sgombrare il campo da qualche equivoco che già, la volta scorsa era stato sottoposto alla discussione del Consiglio. Si dice che l'ex vice sindaco mi avrebbe fatto delle proposte assolutamente interessanti su professionisti da considerare
per il risanamento dell'azienda. Sì, le ha fatte, erano delle proposte assolutamente prive di fondamento, chiedete a lui i nomi. Brusati, che avrebbe detto che avrebbe dato le dimissioni. Allora, secondo me le dimissioni, come tutti credo concordiamo, si danno, non è che si dicono dopo a posteriori. Dopodiché scopre di essere incompatibile, peccato che questo livello di incompatibilità durava da 3 mesi ed è sparito in 24 ore, giusto per ricordare un po' quello che è stato l'accaduto. Allora, questa è una delibera, non è una piccola delibera, è una delibera molto importante. È una delibera che dà una conseguenzialità, una progettualità che è già iniziata. Sono state fatte almeno, adesso con precisione non lo so, ma almeno 5 commissioni consigliari nelle quali si è entrati profondamente nel merito delle questioni. Sono stati distribuiti anche documenti, se ne è discusso. Nella prima commissione consigliare nella quale ci siamo presentati anche davanti ai lavoratori, io non ho avuto, come dire, la timidezza di dire che mi assumo la responsabilità politica di quello che è accaduto. L'ho detto davanti ai lavoratori. Detto questo, però, poi ci si mette al lavoro, perché questa azienda, che è l'azienda comunale farmacie di Sesto San Giovanni della città, deve assolutamente essere risanata, rilanciata possibilmente, ad oggi, perché solo la funzione sociale, solo ad oggi, è quella dei 40 posti di lavoro. Quindi di questo io, come dire, mi sento tutto il peso. Quindi non è una piccola delibera tecnica, assolutamente, perché questi 90 giorni di tempo in più che servono per concludere anche dei percorsi che sono stati avviati, tipo, per esempio, quello dell'affitto, che auspichiamo che vada a buon fine entro il 20 di gennaio, come abbiamo detto ai consiglieri comunali, dell'affitto del ramo di azienda del magazzino, perché giustamente, come era stato fatto, era stato evidenziato anche da, non mi ricordo quale consigliere della minoranza, il tipo di procedura che si stava avviando della precedente governance non era quello, come dire, da un punto di vista legale, quello più giusto, e quindi è chiaro che questo ha avuto bisogno di tempi, l'avviso pubblico, quindi la presentazione delle domande, quindi vedere quali erano le aziende che potevano avere le caratteristiche per partecipare, quindi vedere che cosa succede a gennaio, cioè se ci sono questi requisiti che vengono richiesti, requisiti fondamentali per poter decidere non se affittare o no il ramo d'azienda, certo sì, ma anche di chiuderlo, perché anche questo abbiamo detto, l'abbiamo detto, come dire, fin dalle prime commissioni, nel caso in cui non ci fosse una offerta adeguata a quello che era a quella che è la previsione. Che cosa è stato fatto in questi mesi? Perché un po' ce lo dimentichiamo, un po' tutti ce lo dimentichiamo. Sì, forse non sono stati fatti i regolamenti, c'è ragione la consigliera Franciosi. Si è dato conto con esattezza l'entità dei numeri tragica in cui versava, in cui versa da un punto di vista economico-finanziario la società attraverso una due diligence, perché comunque questa conoscenza completa e capillare non c'era. E da lì si parte per risanare un'azienda, capire, tirare una linea e capire qual è il reale stato dell'azienda. Questo è stato fatto nel mese di agosto e a settembre è stato presentato ai consiglieri comunali. Va dato atto anche del taglio dei costi che è stato fatto in questi mesi, documentato anche dal piano industriale. Lo scaduto è stato messo sotto controllo. Sono stati ricontrattati, con tanto di numeri alla mano, sono stati presentati in commissione, sono stati ricontrattati alcuni contratti con i fornitori. La diversa modalità con cui vengono fatti gli acquisti, ricordate? Venivano fatti su base statistica una volta, è cambiato. Allora, forse almeno rivendichiamo quello che di positivo è stato fatto in questi mesi, che corrisponde ovviamente a delle cifre economiche. Perché andare avanti, per far andare avanti dottor Finazzi per altri 90 giorni? Ripeto, la chiusura del percorso dell'affitto del ramo d'azienda,
L'importante passaggio che è stato fatto oggi con le rappresentanze sindacali, che io ringrazio di questa preintesa sugli assetti contrattuali, che però verrà sottoposta all'Assemblea dei lavoratori, è passato così, quasi sotto silenzio, e a me spiace, perché in questi mesi l'opposizione ha chiesto, insieme alla maggioranza ovviamente, di trovare un'intesa con i lavoratori. Allora, oggi c'è stata un'assunzione di responsabilità importantissima da parte di chi ha firmato questa preintesa, che verrà sottoposta ovviamente ai lavoratori e alle lavoratrici. E adesso tutto questo non conta più niente. Ci sono state settimane anche piuttosto intense di confronto, lo sciopero, l'incontro con i lavoratori, 2 ore di confronto fra me e i lavoratori insieme al commissario straordinario. Tutto questo ha portato oggi a delle firme importanti, poi vedremo. Però sono firme importanti, non sono pannicelli caldi, consigliere La Miranda, mi creda. Ci sono anche qui corrispondenze economiche che lei conosce bene, visto che poi è anche del mestiere, e conosce benissimo quanto è la ricaduta economico-finanziaria di questo passaggio. E molto bene l'hanno descritto i nostri 2 tecnici, perché il dottor Finazzi non si sta occupando di questo. Okay. Di questo si stanno occupando 2 tecnici, che sono il dottor Tranchida e il dottor Colasanto, che hanno già dato, ripeto, la scelta è stata fatta perché hanno già dato modo di intervenire positivamente rispetto a una situazione difficile a suo tempo della Fondazione Pelucca. C'è la presentazione del piano industriale, che è cominciata la cui discussione è cominciata la settimana scorsa e continuerà dopodomani. Qualcuno ha detto un piano industriale fumoso. Beh, io allora dico, si facciano delle domande ai tecnici se il piano industriale è fumoso, si sia più precisi se il piano industriale è fumoso, perché se il piano industriale è fumoso vuol dire che si sa anche qual è, come dire, la debolezza di questo piano industriale. Quindi si facciano delle domande precise, tecniche, alle quali si chiedono, appunto, peraltro sono state raccolte, vengono raccolte in questi giorni anche le domande. Perché non trovo fumoso il passaggio che evidenzia come da metà settembre ad oggi, grazie a un incrementare della produttività delle ore impiegate dal personale dipendente in farmacia e grazie alla riduzione del ricorso personale in regime di libera professione, quindi ad una riduzione dei costi, si sia passate da 38esima settimana, dalle famose 260 ore acquistate fuori, diciamo, a 179 ore nella 49esima settimana. Non è un piano industriale fumoso. Come non è un piano industriale fumoso? O meglio, cerchiamo di capire magari che cosa vuol dire, quando a proposito dell'evoluzione della farmacia e del suo futuro, si dice che il prossimo futuro vede un'evoluzione della farmacia dal punto vendita di farmaci e prodotti per la salute della persona a presidio sociosanitario sul territorio, ripetuto anche più avanti. Forse io chiederei, se fossi un consigliere comunale, che cosa vuol dire questo? Prima di fare affermazioni che portano con sé già un giudizio a prescindere, senza voler entrare nel merito della questione. Quindi quello che viene chiesto questa sera è un prolungamento di, non oltre ovviamente, l'ho detto io stessa in commissione, di una proroga per il commissario straordinario di 90 giorni per concludere dei percorsi. Per rimettere in pista un'azienda, ripeto, per la quale, ribadisco ancora una volta, mi assumo la responsabilità politica per quota parte di quello che è stato ereditato. Però, vorrei che fosse chiara una cosa. Per me questa preintesa sugli assetti contrattuali, firmata oggi, è un passaggio importantissimo. Anche di acquisizione di consapevolezza e di volontà di voler uscire da questa situazione da parte dei lavoratori. Non mi piacciono espressioni del tipo se i lavoratori va bene, buon per loro. Non è rispettoso. Anche perché
Se l'Assemblea dei lavoratori non dovesse approvare questa preintesa sugli assetti contrattuali, noi siamo stati molto chiari. Il passaggio successivo è l'applicazione ad Assofar così com'è. Grazie al Sindaco. Non ho più, quindi a questo punto non ci resta che passare alla dichiarazione di voto. Iniziando come sempre, gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Iosa. Grazie Presidente, volevo fare due o tre precisazioni sull'intervento che ha fatto prima il consigliere Rivolta. Allora, le commissioni ci sono state, penso siano state 5 o 6, adesso non ho la precisione, non le ho contate alla precisione, comunque di commissioni sulle farmacie ne sono state fatte 5 o 6. Abbiamo discusso, molte volte ci siamo trovati in accordo sui temi trattati, però non è che si può negare che all'interno delle commissioni, ma non solo la commissione sulle farmacie, le commissioni in generale, le decisioni sono già state prese. Poi se lei giustamente vuole buttarla sul ridicolo dicendo che gli imbianchini in questo momento sono liberi, io dovrei saperlo, e quindi i lavori sono stati fatti in fretta, in realtà sappiamo benissimo che il permesso di costruire, il progetto di approvazione dell'ASL, il progetto di un edificio e quanto ne consegue solitamente non richiedono un mese di tempo, ma richiedono mesi e mesi di lavoro. Poi è vero, noi Giovani Se Stesi siamo fra quelli che citava sempre il consigliere Rivolta, che sostenevano in commissione che 180 giorni per lasciare poi le farmacie in mano a un nuovo consiglio di amministrazione, a un direttore, a quello che l'amministrazione poi avrebbe deciso, forse era un pochino prematuro, perché quello che noi dicevamo in commissione era: se io faccio il piano industriale, lo finisco, metto a posto il contratto dei lavoratori e decido come devo andare avanti da quel momento in poi, lasciare la patata bollente da gestire a un personaggio X che sarebbe stato scelto tramite bando, tramite non so che diavolo, forse era un pochino prematuro, visto che tutto il lavoro era stato fatto dal dottor Tranchida, dal dottor Colasanto e dal dottor Finazzi. Questo era quello che noi sostenevamo in commissione, gliene do atto. Non abbiamo cambiato idea su questo punto, sono cambiate le tempistiche, ovvero alla fine dei 180 giorni tutto questo procedimento per 3.000 ragioni più o meno valide non è stato concluso, ma quando fra 90 giorni tutto il procedimento sarà concluso, la situazione sarà analoga, la patata verrà presa e verrà data da gestire a qualcun altro senza lasciare che il progetto comunque inizi e porti i suoi primi passi con le persone che l'hanno scritto e che l'hanno ideato. Poi scusate, però tutte le volte ci viene detto che noi facciamo i fenomeni quando voi siete in difficoltà, oppure sosteniamo le parti di chi ci sta ascoltando in quel momento, ma se quando abbiamo fatto il consiglio del 17 dicembre ci avete massacrato perché comunque eravamo faziosi, eravamo menzogneri, non era vero niente di quello che stavamo dicendo, stavamo facendo terrorismo sulla città con dati, il 17 di dicembre 2012, scusa Vito. Pazienza, io me lo ricordo bene visto che mi hai massacrato. Allora, quando i leoni politici li fate voi va bene, quando l'opposizione contesta improvvisamente diventa faziosa e diventa opportunista, e non funziona sempre così, Poi visto che siamo all'ultimo consiglio prima della fine dell'anno, io veramente faccio fatica a capire il motivo per cui il sindaco tutte le volte che fa il suo intervento finale si agita e si inacidisce. Cioè, il fatto di aver chiesto delle risposte sul comunicato di Brusati e di Zucchi, siccome dai comunicati che sono usciti risulta che hanno parlato con lei, che le proposte sono state fatte a lei, che le risposte negative le ha date a lei, se non lo chiediamo a lei ci dica da chi dobbiamo andare a chiederlo. Comunque il nostro voto è contrario. Grazie. Grazie
consigliera Iosa, Federazione della Sinistra, il consigliere Foggetta. Prego. Favorevoli. Sinistra, Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, dunque, io volevo dire che piano industriale ho detto semplicemente questo, che i costi sono sotto gli occhi di tutti, meno 910.000 euro l'anno prossimo, e quindi già da questo vuol dire che le farmacie dovrebbero tornare inutili. Non ho visto un piano, lo ripeto, lo vedo fumoso e poco realizzabile per quanto riguarda alcune cose. Non sono entrato nei dettagli, sia per questioni di tempo, sia perché la delibera era il prolungamento dell'articolo 7 bis. Vorrei sottolineare questo. Poi quando parleremo di farmacie, di una possibile, forse, chissà, programmata cambio di ragione sociale, probabilmente chiederò il raddoppio dei tempi e giustificherò il mio voto a favore o non a favore, dicendo anche il perché. Per quanto riguarda questa delibera, sono a favore. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci, prego. Grazie. Allora, io volevo dire che l'opposizione, a differenza di quello che dice Romaniello, sono anni che sta dicendo quello che bisogna fare, cioè quell'arrivare adesso a fare, è inutile che faccia quella faccia, ora voi parlate dell'affitto del ramo di azienda del magazzino, noi siamo anni che diciamo che è il magazzino che va tolto di giro, e questo poi dopo si fa finta di non sentirlo e ci si chiede allora cosa volete fare, noi vogliamo, cioè speriamo che si sia ancora in tempo a salvare questa società, speriamo che si sia ancora in tempo, indubbiamente si sono persi molti anni, fingendo che non ci fosse bisogno di salvarlo. Questo è il problema. In questo momento io non so come dovrà essere domani, come dovranno essere domani le farmacie. Francamente non lo so, francamente faccio anche fatica a capire cosa voglia dire presidio, cioè è molto bello dire come oppure centro benessere e tutte queste cose qui. Il problema adesso è uscire dalle perdite. Questo è il problema ora, non come vorremmo le farmacie tra 10 anni. Dobbiamo sperare di riuscire a tenere in piedi un'azienda che, come ha detto più volte Tranchida, è tecnicamente fallita. Se fosse un'azienda privata avrebbe già i libri in tribunale. Questo ha detto più volte Tranchida in commissione. Quindi, caro Romaniello, io non so cosa aspettarmi dal futuro, quale visione mirabile, vorrei semplicemente delle farmacie che funzionano. E che come il 90% delle altre farmacie private, una volta facevano i miliardi quando queste galleggiavano, adesso sopravvivono, queste invece non riescono più a sopravvivere. E sono in pesante deficit. Noi vorremmo riuscire ad eliminare questo deficit. E devo dire al sindaco che io ho fatto la domanda finale a Tranchida, gliel'ho già fatta, ma gli farò solo questa. E gli dirò, scusi, dottor Tranchida, ho capito che lei mi sta presentando tutto quello che faremo nel 2014, nel 2015, nel 2016, possiamo anche andare avanti fino al 2025. E le ho domandato, scusi, però qui l'unica cosa che manca è capire come si ripianano le perdite. E lui mi ha detto che quella è un'altra partita. E allora se mercoledì sera risiamo da capo e lui mi ripresenta il roseo futuro delle farmacie, in cui, mi scusi, io ho molto condiviso quello che diceva il consigliere Nossa, cioè devo dire è un piano di razionalizzazione dei costi che davvero è quello semplicemente del buon padre di famiglia che si trova a vivere in ristrettezze e loro stessi l'hanno detto che di più non potevano fare, stanno chiedendo sacrifici ai lavoratori perché d'accordo, sacrifici contrattati, ma non è questo che ci può salvare, il vero problema, e io credo che il problema sia politico, è inutile che ci aspettiamo, come dire, è inutile che come fa Romaniello, che adesso si fida del dottor Finazzi, del dottor Tranchida, dottor Colasanto, come l'anno scorso purtroppo per lui si fidava della dottoressa Francesconi, del dottor, si fida troppo. Si fida, non si fidi, consigliere Romaniello, non si fidi, perché non è detto che i tecnici che vengono presentati siano tutti bravi, ci sono tecnici bravi e Brusatti era presentato come il non plus ultra. Quando ce l'ha presentato Oldrini era il salvatore della patria, il dottor Brusatti, altro che il dottor Colasanto. Sono state fatte spese parole di elogio incredibili per il dottor Brusatti e per il suo curriculum mirabile. Cioè, però non ha funzionato. Allora io credo che bisogna far lavorare, ma controllare con severità. Per cui non bisogna aver paura di dire no, io forse non sono d'accordo su quello che ha fatto il dottor Finazzi.
Cioè non è che, come dire, va bene, non è che proprio adesso è lui che ha in mano la salvezza. Io credo che in questo momento noi abbiamo grossi problemi di arrivare alla salvezza. E il dottor Tranchida è stato molto chiaro, e noi stiamo cercando di evitarlo il problema, e questo però lo dico anche al sindaco, il problema non è se è fumoso o no il piano industriale, il problema è come lo ripianiamo il debito. Io continuo a domandare solo questo, come ripianiamo il debito? Quando abbiamo scoperto questo, sicuramente le farmacie forse le facciamo andare avanti, perché è indubbio che ci sono state delle gestioni molto fumose precedenti. Se queste riusciamo a rendere più trasparenti, probabilmente galleggiano da sole. Ma il problema è come ripianiamo il debito. E come pensiamo, dopo aver ripianato il debito pregresso, di pagare i debiti che, secondo Tranchida, anche nella più rosea delle ipotesi, faremo ancora nel 2014 e nel 2015. E questo è il problema. E dottor Tranchida ce l'ha detto, questo è un problema politico. Quindi non aspettiamo che domani, mercoledì sera, lui ci dia questa soluzione, perché lui questa soluzione non ce la dà. È chiaro, non è che lui trova i soldi. Questo qui, questo problema, lo dobbiamo risolvere noi. È inutile che ci giriamo intorno, è politico. Deve concludere, consigliere. Quindi qui, adesso, noi, io voto contro, ma ripeto, questa è piccola, questa delibera, per il semplice fatto che nasconde, ho già detto prima, è la punta di un iceberg. L'iceberg politico è come ripianiamo il debito. Questo dobbiamo sapere, perché se non facciamo questo, qualunque piano industriale ci appare fumoso, perché in realtà parte, come dire, parte azzoppato. E io questo però non l'ho sentito da nessuno, devo dire, anche Rivolta ha parlato 20 minuti, ma non una parola su questo ha detto. Non una parola su questo. Ho capito. Grazie. Cioè, visto che lui è tanto bravo a fare piani industriali, ci dica come nei suoi piani industriali lui ripiana i buchi. Perché in questo modo io mi fiderei molto delle prospettive di Rivolta. Se è un imprenditore che riesce a galleggiare nel mare tempestoso di questi anni, sicuramente è più bravo di me. Io certo. Grazie, consigliere Landucci. Non ho conoscenze di questo genere. E capisco che poi sia difficile. Però, ripeto, il problema è politico. Siamo noi che dobbiamo, noi perché siamo noi gli azionisti. Tranchida ce l'ha detto, lui non lo dice come. Non spetta a lui ripianare le perdite. Consigliere Landucci, non deve spetta chiudere. A lui ripianare le perdite. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, prima di mercoledì, in realtà volevo parlarne mercoledì, ma mi hai chiamato in causa. Allora, due spunti di riflessione da stasera a mercoledì. Il 17 ottobre 2010 è stata presentata una relazione con la quale si ipotizzava come gestire il magazzino. In alcune delle ipotesi, due in particolare, si prendeva in considerazione l'idea di chiuderlo o di affittarlo e il risultato finale era per entrambe le soluzioni una perdita. In caso di chiusura 500.000 euro, in caso di affitto 223.000 euro. Magari ne possiamo parlare con chi ha ipotizzato nel piano industriale l'affitto del ramo di azienda, se queste ipotesi sono realistiche oppure no, però lo rimandiamo a mercoledì. Detto questo, il nostro sarà un voto contrario. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Ma prego. Anche noi sarà un voto contrario, non fosse altro perché appunto manca la concreta prospettiva di dove dobbiamo andare a finire. E credo che il fatto che poi reciprocamente ci rinfacciamo le cose non faccia comunque il bene nel costruire il bene di questa azienda. Poi vorrei capire se l'azienda è di tutti, noi lo diciamo quando facciamo gli interventi, quando fate i vostri interventi sembra che sia cosa vostra. Quindi un conto è la gestione di prendersi responsabilità amministrative, un conto è come soprattutto parla lei Rivolta, che sembra una cosa domus sua. Quindi va benissimo, per carità, allora a questo punto ancora più siamo legittimati a criticare gli interventi. Poi non entro nel merito della specificità degli accordi del 2009 non da noi approvati perché c'era il discorso dei lavoratori, perché noi abbiamo sempre fatto la pregiudiziale che prima si faceva la ristrutturazione dell'azienda e poi si mettevano a posto i dipendenti, non inverso. Invece la politica vostra è sempre stata quella di scaricare prima sui dipendenti e poi non si sa perché sul magazzino, che per lunghi anni avete voi disatteso quell'ordine del giorno.
perché non è mai stato, era un totem inviolabile il magazzino. Poi improvvisamente adesso basta, adesso va bene, adesso si può farne carne da macello del magazzino. Ma è stato per lunghi e lunghi anni un totem inviolabile. Non conosciamo ancora il motivo reale. Lo sappiamo, ma pubblicamente non esiste. Ma è stato un totem inviolabile. E perché due persone nella giunta avevano deciso che quello era un totem inviolabile. Questo è il problema di fondo. Al di là poi delle responsabilità di chi c'era e ha provato, come dice Nossa, non ci siamo resi conto, su 7 bilanci negativi, Nossa, non rendersene conto è un po' dura, Uno, due passi, però dopo abbiamo fatto un bel filotto, quindi insomma non rendersi conto poi che da questa parte comunque evidenziavamo una serie di problemi. La consigliera Franciosi, limitandosi ad andare a leggere i verbali, dice li riscontra e ve li legge, perché poi alla fine quello ci rimane negli atti quando poi si vanno a fare i consigli comunali, per grazia di Dio almeno quelle rimane traccia. E quindi poi alla fine evidenziamo che ci sono delle linee guida che sono state regolarmente disattese da quella maggioranza. E quindi da questo punto di vista poi dopo il mea culpa è ovvio che deve essere vostro, ma non che non ci fossero già state delle soluzioni. Speriamo, auspichiamo giustamente che le soluzioni che verranno prospettate, non di come rilanciare l'azienda, di come ripianare le perdite, non pesino sui nostri concittadini, perché il vero problema è quello. E io ancora ho dubbi a capire come andremo a ripianare, perché a bilancio abbiamo messo 500.000 euro, non abbiamo messo la cifra che dovrete prima o poi deliberare a bilancio come assestamento del bilancio 2012. E il problema è che ancora non abbiamo capito quel delta di differenza come, tra virgolette, lo ammortizzate nel bilancio. Perché poi il dato che nessuno sa è quello. L'azienda, essendo un'azienda speciale, nel momento in cui è andata a deliberare il buco di bilancio nuovo, va automaticamente rimbottata anche la delibera tecnica che mi ripiana quel buco. Perché è così per legge, perché purtroppo è così, essendo un'azienda, una esternazione del bilancio comunale. Se fosse stata appunto un SRL, diventava irrilevante la questione di come ripianavate il debito successivamente con l'approvazione del bilancio. Invece in quel momento si deve arrivare con una delibera tecnica che da un lato statuisce la perdita e dall'altro mi dice come la ripiano. E lì saranno dolori, temo. Grazie al consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio, prego. Sì, allora, io mi fermo solamente all'oggetto della delibera di stasera, che era l'articolo 7 bis, la modifica. È vero che la passione ci accomuna verso le farmacie, però io mi soffermo adesso per quello che riguarda la delibera appunto di stasera. Di concedere questi 90 giorni al commissario straordinario. Mi sembra doveroso concederli. È vero, forse non basteranno, ma però forse riusciremo a capire qualcosa di più e magari risolvere il problema dell'azienda farmacia. Pertanto il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Pavà, prego. Grazie Presidente. In effetti io sono consigliere da un anno e mezzo, ma il problema delle farmacie, ricordo, era un problema che più volte la città aveva guardato con preoccupazione. Senza dubbio la sensazione che ho è che si poteva fare meglio e prima, e quindi senz'altro noi ci auspichiamo che prossimamente possano essere dati quei dati che possono chiaramente contribuire al miglioramento della situazione, al ripiano dei deficit dell'azienda farmacia, anche perché sicuramente è un bene per la città e rende un servizio estremamente importante. Peraltro, anche se questa è una delibera tecnica, non ci sentiamo di dare un voto favorevole, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Allora, io onestamente non ho dato del fazioso a nessuno, poi ognuno dice quello che dice, perché non ho detto che siete faziosi, ho detto che ci sta la battaglia politica che appartiene a noi e appartiene a voi, che però questo non fa il bene delle farmacie, lo ribadisco, non ho dato del fazioso. Anche perché ho la consapevolezza e la convinzione forte che far politica significa essere di parte.
voglio citare Gramsci sbagliando la citazione, insomma. Per cui non esiste il domus mia o il domus sua. Semplicemente ho l'abitudine di mettere la faccia su tutto quello che avviene, sugli errori di cui mi sono assunto la responsabilità più volte, responsabilità politica, e di mettere la faccia anche sulle cose che si propongono e si discutono. Poi quella di stasera è una discussione strana, una delibera tecnica in cui si dicono cose sul piano industriale, però non si vuole discutere del piano industriale. Naturalmente si parla del passato, noi sappiamo che fino al giorno in cui non saranno risanate le farmacie ci parlerete del passato. Sta a voi, sta a noi decidere chi si occupa di parlare del futuro. Se si parla del piano industriale, si parla del piano industriale. Se si parla del prolungamento, si parla del prolungamento. Se si vuole prendere quello che non funziona ovunque per fare un po' di cagnara e di baccaiata in Consiglio Comunale, si fa quello. Ognuno fa quello che crede. Un piano industriale parte dall'idea che l'azienda sia risanata, perché è così. Ha ragione il dottor Tranchini, dice, la politica risolverà la questione del risanamento della società. Io vi dico, da qui in avanti, con l'azienda risanata, e vi faccio delle proposte, e vi dico quali sono le soluzioni. Questo è il momento in cui è ovvio che il risanamento è responsabilità di cui si assumerà la maggioranza, quando avrà trovato, come dire, la giusta soluzione, facendo in modo che sia tutto secondo legge, secondo tutto quello secondo come va fatto, cercando di gravare il meno possibile sul bilancio del comune, che non significa che non sono risorse del comune, non dirò mai questa cosa. È chiaro che il bilancio, il piano industriale va analizzato per quello che propone e fa delle proposte. E di quelle dovremo discutere giovedì prossimo o quando è la commissione, faccio sempre confusione, mercoledì. Dovremo discutere, ognuno verrà e mi auspico che riporrà delle questioni specifiche, perché invece io in questi mesi di commissione ho ascoltato con molta attenzione le cose che venivano dette. È per questo che poi mi stupisco, perché trovo che molto spesso nelle commissioni ci sia un lavoro molto positivo e molto un contributo anche delle personali esperienze di molti di noi, e che poi qui si cambi il registro. Va bene? Ok? Prendiamo atto di questa cosa. Credo che non faccia bene a voi, anche politicamente. Fossi in voi questa sera, avrei fatto mie molte delle cose che sono state fatte in questi mesi, le avrei rivendicate, e siccome sicuramente abbiamo cambiato direzione alle farmacie, l'avete riconosciuto anche voi, l'avrei rivendicato, avrei detto finalmente la maggioranza ci ha ascoltato e ha cominciato a fare parte delle cose che dicevamo da anni e ci ha ascoltato in questi giorni, in questi mesi e ha seguito i nostri consigli. Noi rivendichiamo il lavoro che stiamo facendo perché si sta cambiando, userò un'espressione renziana, stiamo cambiando verso alle farmacie. Non mi sono adeguato, non vi preoccupate, vi veniva. Non mi sono adeguato. Volevo dire che era un'espressione di verso sesto. Ho fatto su un po' di pasticci e ho usato questa espressione. L'ho fatto perché mi piace anche sorridere a volte. Ma credo che fossi in voi avrei rivendicato questa cosa. Lei provi a fare quello che faccio io, cioè quando parla le persone sta zitta, che magari facciamo tutti prima. No, perché a un certo punto va così, insomma, faccia così, provi a fare la persona come fanno molti altri consiglieri comunali. Ma io faccio la mia dichiarazione, lei fa la sua.
Ma se voi ci avete passato la sera a dire quello che abbiamo, che dobbiamo fare, ma ognuno dice, guardi consigliera Landucci, quando anche dalla mia parte dicono delle cose, non si possono dire queste cose, io dico, ognuno dice quello che crede, non si contesta, interrompe quando si va, i consiglieri hanno il tempo e lo usano, io lo uso per darvi dei suggerimenti, lei lo usa per dirci che siamo dei pecoroni, un di sì e un di no, e ognuno fa quello che crede e parla col livello e con il riguardo delle persone che sa mettere a disposizione della discussione. Che cosa devo dirle? Io vi dico che l'avrei fatto, avrei rivendicato fino in fondo il ruolo costruttivo in commissione. Voi non lo volete fare? Pace, fine delle trasmissioni. Grazie. Voto favorevole, evidentemente. L'avevo già detto, comunque. Un po' di attenzione, adesso andiamo al voto. Sottopongo a votazione la delibera indicata al punto 3. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Un attimo che c'è la seconda. Allora, iniziamo con la seconda per l'immediata eseguibilità. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Un attimo. Consiglieri presenti 21, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Prima di passare all'altra votazione... La parola al sindaco per delle precisazioni in merito alla delibera che abbiamo appena votato. Prego. Una battuta, non so se mi inacidisco, sicuramente mi appassiono, sicuramente mi accaloro e divento pure rossa, quindi mi vedo, siccome mi vedo nello schermo, ed è sempre stato un mio cruccio fin dall'infanzia, ma questa è una, come dire, una debolezza caratteriale, ognuno si porta dietro le sue. Mi sono dimenticata di dare una precisazione a una, non mi ricordo più chi aveva chiesto la disponibilità di fare un consiglio comunale nel quale potesse il commissario straordinario venire a rispondere. La disponibilità c'è, quindi basta fissarlo, non mi ero dimenticato di dirlo prima, quindi in qualunque momento piena disponibilità da parte del commissario straordinario. Grazie. Grazie, quindi andiamo all'ultima votazione per l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 14 ottobre 2013, ore 20. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Consigliere Franciosi, sì, aveva un pensiero per tutti i consiglieri, prego. Prendo la parola, ma è registrato? Vabbè. Noi come movimento avevamo pensato di omaggiarvi di un piccolo libricino per Natale, è un po' una lettura, magari non è delle più entusiasmanti, però potrebbe passare dei messaggi in più rispetto alla mozione che abbiamo discusso lunedì scorso. Grazie. Grazie, tanti auguri e buonanotte a tutti. Grazie.